prevalenti archeologi, storici dell'arte, architetti, abbiamo un ingegnere strutturista e io sono molto contento di questo perché uno dei limiti che a lungo c'è stato nel nostro mondo degli archeologi è stato lo scarso rapporto con chi si occupa di strutture in termini di sicurezza, di stabilità, anche in funzione del restauro e non solo, della fruizione, ma innanzitutto della conservazione. Quindi sono molto contento che Aguinaldo Fradosio abbia voluto, accettato di aderire a questo nostro dottorato e di portare le sue competenze e quelle del suo mondo, perché ci saranno anche altri seminari con altri colleghi che toccheranno questioni, vedremo, molto importanti. Aguinaldo si è laureato al Politecnico di Bari in ingegneria civile con un collega, Salvatore Marzano, che ricordo bene, perché è stato rettore del Politecnico anche negli anni in cui io ero rettore, quindi l'ho conosciuto anche da questo punto di vista come responsabile del Politecnico e quindi diciamo, scuola importante, scuola di grande qualità. E Aguinaldo è specializzato appunto nel suo settore scienza delle costruzioni. Specializzato in certi ambiti molto particolari che riguardano la meccanica dei solidi, la meccanica dei materiali, ma tra i suoi vari filoni di studio, di interesse, ci sono anche gli aspetti relativi alla protezione sismica. E già questo è un aspetto ancora più legato strettamente al tema del patrimonio culturale. Perché io sono molto contento della sua partecipazione al nostro dottorato e quindi delle competenze che potrà anche trasmettere agli allievi? Perché lui lo sa, ne abbiamo anche parlato, mi è capitato quando sono stato presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali di coordinare un gruppo di lavoro con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la revisione delle linee guida in materia di sicurezza dei monumenti dal rischio sismico. E ho potuto verificare anche in quell'occasione la distanza che a volte c'è tra archeologi, restauratori e ingegneri strutturisti, lì dove invece è assolutamente fondamentale trovare un punto di incontro e quindi anche comprendere meglio le questioni poste dagli ingegneri strutturisti per coniugare tutela e sicurezza, perché questo è un tema importantissimo, non si può tutelare un patrimonio che non sia sicuro, che rischi di mettere a repentaglio anche la vita dei fruitori, pensiamo alle chiese, pensiamo a quello che è successo in tante situazioni, purtroppo anche recentemente in Italia e non solo. E quindi il rapporto con queste competenze è assolutamente fondamentale e io mi auguro che il Ministero dei Beni Culturali possa sempre di più avvalersi di figure di ingegneri personale, perché gestire un parco archeologico, penso a Pompei, ma non solo, evidentemente, gestire un parco archeologico senza l'apporto di ingegneri strutturisti che con i restauratori, con gli architetti, gli archeologi lavorino insieme per, ribadisco, garantire conservazione, garantire tutela, conoscenza, ma anche appunto sicurezza, protezione, riduzione del rischio sismico,
e non solo, è assolutamente fondamentale. Quindi, grazie a Guinaldo per far parte del nostro dottorato e grazie per questo seminario di oggi, che peraltro tocca dei temi, come vedremo, molto importanti in un sito straordinariamente interessante, che è quello di Büllis. Per questo ci saranno appunto anche l'amica e collega Roberta Belli, che di questo si occupa da tempo, insieme ad altre ricerche in Albania, e che quindi anche potrà illustrare il contesto archeologico, il contesto diciamo, storico-archeologico del sito e le questioni che sono state affrontate poi da Guinaldo per gli aspetti di propria competenza. Quindi anche in questo seminario, come vedremo, c'è appunto quello che dicevo, la necessaria, la utile, opportuna integrazione tra competenze diverse, da punti di vista, di osservazione diversi, che però si incontrano cercando soluzioni appunto condivise. Quindi anche sotto questo profilo propriamente metodologico, oltre che per l'importanza del monumento che vedremo e per le questioni che conosceremo, ma sotto il profilo propriamente metodologico, credo che questo seminario sia particolarmente prezioso per i nostri allievi. Io, scusandomi già da prima con Aguinaldo, con Roberta, ma io dovrei fare lezione alla scuola di specializzazione di archeologia oggi, però ho chiesto ai miei allievi di seguire questo seminario perché certamente gli è molto utile, ma alle 17 dovrò lasciare con loro questo seminario perché ho bisogno poi di avere con loro un momento per avviare le nostre attività didattiche alla scuola di specializzazione, quindi mi scuso già da ora se non potrò partecipare quasi sicuramente al dibattito successivo, che immagino sarà particolarmente vivace. Grazie a Guinaldo, io ti darei subito la parola, proprio perché sono anch'io molto curioso di ascoltarti e di imparare. Beh, io innanzitutto ringrazio il professor Volpe per due cose. Uno, per questa bella introduzione che peraltro ha ricordato il mio maestro, che è il professor Marzano. Lui forse non ricorderà che noi ci siamo incontrati in un giardino, in una cena tanti anni fa, quando io lo accompagnavo a una cerimonia ufficiale e quindi, diciamo, ascoltavo le parole di questi due rettori, ero dottorando, come molti dei ragazzi che stanno adesso, quindi ero, come dire, affascinato dal fatto di essere al cospetto di due persone che stavano in quel momento tracciando una storia importante. Ma lo devo ringraziare anche per questo dottorato. Oggi stavo parlando con Roberta Belli prima di preparare il seminario e dicevamo che noi abbiamo avuto una prima occasione quasi unica, perché il nostro dipartimento al Politecnico, il DICAR, per una serie di vicende, insomma, di carattere così storico-culturale, ha questa anima particolarmente orientata verso il patrimonio che non è comune a tutti i dipartimenti italiani e peraltro contiene in sé il gruppo di ingegneria delle strutture, che in genere insomma, preferisce stare con gli ingegneri civili. Noi siamo ingegneri civili, come il professore ha ricordato. E poi c'è stata questa ulteriore coincidenza che a mio avviso è fortunata e, come dire, non so se si può avere un senso quasi così di predestinazione delle cose. A me sembra che questo dottorato sia destinato a lasciare un'impronta. Io vedo con molta soddisfazione, per esempio, il materiale, l'antologia di lavori che si sta accumulando sul canale YouTube. Io quasi mai sono stato in grado di poter seguire, insomma, in tempo reale questi seminari, però il fatto di avere questa antologia di lavori disponibile in rete mi dà la possibilità spesso di seguirli, li ho visti un po' quasi tutti e penso che sarà una traccia importante per un nuovo modo di intervenire in questo campo, insomma, del sapere. Un intervento al senso, nel senso, nell'ottica della multidisciplinarità, che è poi un tema che sarà dominante in tutto l'intervento che io farò.
Saluto, oltre ai dottorandi del nostro dottorato, anche gli allievi della scuola di specializzazione del Politecnico che stanno frequentando questo corso, che è stato inserito nell'ottica, insomma, delle sovrapposizioni che stiamo creando dell'offerta formativa anche nel loro, insomma, programma di studi. E direi di cominciare, se è possibile, vediamo se riesco a presentare. Noi usiamo Teams, quindi io sono un po', vediamo se riesco a presentare facilmente. Voi vedete la presentazione? Sì, sì, Rinaldo, sì, si vede. Ok. Va bene, quindi l'intervento di oggi, il seminario di oggi, riguarda il patrimonio e l'ingegneria strutturale, che possono sembrare, come diceva il professor Volpe, due cose molto lontane, con poi un'applicazione a un caso di studio specifico, ovvero sia un'ipotesi ricostruttiva delle sequenze, insomma, con cui è stata costruita la cisterna del sito illirico di Billis. E l'organizzazione di questo seminario fondamentalmente sarà in tre parti, ovvero sia, prima io vorrei fare una breve introduzione sia sul mio campo di studi che sul tema patrimonio e ingegneria strutturale. Ovviamente è un'introduzione che richiederebbe, insomma, parlare di queste tematiche richiederebbe dei tempi che non ci possiamo consentire. Io sarò ben disponibile e ben lieto di magari poi affrontare con i dottorandi che volessero degli approfondimenti specifici. Il mio intento è quello di lasciare delle tracce, di, insomma, delineare con delle idee tutta una serie di temi che si irradiano da questo nucleo concettuale di patrimonio e ingegneria strutturale, tenendo presente che il patrimonio di per sé costituisce uno spettro amplissimo, perché possiamo considerare patrimonio le costruzioni, ovviamente parlo di patrimonio architettonico, che è chiaramente il tema a me più congeniale. Possiamo considerare patrimonio le costruzioni anche del recente passato, le costruzioni del XX secolo, come peraltro abbiamo anche visto nel seminario di Giuliano De Felice, che è stato molto interessante. Ma il patrimonio poi ha un limite, diciamo, inferiore, un limite all'indietro, che, se volessimo parlare con un linguaggio più congeniale agli ingegneri, sarebbe meno infinito. Quindi abbraccia sostanzialmente tutto l'arco temporale dell'umanità, con manifestazioni che hanno caratteristiche specifiche molto molto diverse, quindi il tema è molto arduo, direi che parlarne in maniera unitaria diventerebbe addirittura carsico, apriremmo una serie di aree in cui ci perderemmo, e dovremmo cercare di non farlo perché abbiamo un tempo che vorremmo rispettare. Dopo questa introduzione vi ho indicato in questo indice alcuni temi, ovvero sia che cosa significa pensare al patrimonio dal punto di vista dell'ingegneria delle strutture, se sicurezza e conservazione sono due categorie conciliabili o invece sono due opposti che non si riesce a mettere insieme, la lezione delle costruzioni storiche a cui noi ci siamo spesso approcciati, noi parlo ovviamente degli ingegneri, ci siamo spesso approcciati con superficialità, ovviamente questo non riguarda tutti, ma che invece sono un libro che ci insegna non solo su se stesso, ma ci insegna anche per il futuro. Tant'è vero che da questo vi farò vedere un piccolo inciso di un'attività che stiamo portando avanti su nuove prospettive della protezione sismica e su cui adesso non vi anticipo nulla. Il ruolo che nell'approccio al patrimonio deve avere la sperimentazione. Io quando spiego certe cose ai miei studenti mi piace sempre fare il paragone con il medico. Nei paesi anglosassoni si parla di structural health monitoring, cioè
monitoraggio dello stato di salute delle costruzioni, delle strutture, e infine farvi vedere come tutto questo percorso che inizierò a tratteggiare non è soltanto una nostra velleità, non è soltanto una, oppure non è una tendenza che si sta appena configurando in Italia, ma in realtà corrisponde a un movimento culturale e scientifico che in tutto il mondo sta muovendo molto velocemente, e che addirittura porta l'ingegneria strutturale a interagire con quello che è l'estremo inferiore del range temporale del patrimonio, cioè con le costruzioni dell'archeologia. A questa prima parte poi seguirà un intervento sia della professoressa Belli che di Paolo Baronio, perché il caso di studio, l'applicazione che poi vi illustrerò, riguarda una costruzione, la cisterna di Billis, di cui i colleghi appunto introdurranno gli aspetti archeologici ed architettonici. E quindi poi riprenderò io per vedere un po' di illustrare uno studio che abbiamo svolto qualche anno fa, non ancora pubblicato per una serie di problemi che purtroppo ci sono con gli albanesi, ma che sostanzialmente mostra come la chiave di lettura, la lente dell'ingegneria strutturale, possa servire all'archeologo anche per poter fare un'ipotesi su quella che è la storia della costruzione, perché questa è una costruzione che, come vedremo, ha subito certamente delle evoluzioni del tempo, evoluzioni che non erano chiare e che invece appunto si è cercato di spiegare con un certo criterio che poi vedremo. E quindi entriamo in questa prima parte su patrimonio e ingegneria strutturale, innanzitutto dicendo che questo è il primo di una serie di seminari su sicurezza e conservazione che vedranno coinvolti alcuni studiosi anche molto in vista del panorama, direi, internazionale. Il 9 marzo interverrà Santiago Huerta, che è un riconosciuto esperto di meccanica delle costruzioni storiche, e ci parlerà di un tema che io oggi ho scelto di non toccare, ovvero sia un tema tipico di morfologia strutturale, cioè far vedere come le costruzioni storiche poggino la propria sicurezza strutturale sulla forma. E poi il 15 marzo invece interverrà Maurizio Angelillo, che è un collega di Salerno, il quale riprenderà queste tematiche, ovvero sia sul rapporto fra geometria e sicurezza, ossia stabilità delle costruzioni, e farà anche alcune osservazioni molto utili che io oggi in parte comunque lambirò, su come intervenire correttamente, direi su come studiare correttamente le costruzioni in muratura. Vi anticipo una cosa che potrà sembrare strana, perché le costruzioni in muratura sono fra le prime, hanno una storia plurimillenaria, sono tra le prime a essere state praticate dall'uomo, ma sorprendentemente, se io dovessi rispondere a una domanda, cosa sappiamo noi di come si comportano dal punto di vista strutturale le costruzioni in muratura, almeno quelle storiche, direi che su questo stiamo sicuramente in tutto il mondo lavorando tanto, ma non ci sono ancora delle risposte univoche, delle risposte che rendono questo argomento un argomento che non è più di ricerca, ma un argomento che entra nella consuetudine professionale. Invece molta strada dobbiamo ancora fare per pervenire a una consapevolezza che ci manca. E subito dopo marzo è previsto l'intervento di Maria Rosa Valluzzi, che è una professoressa dell'Università di Padova. Non vi so dire ancora la data né il titolo preciso del seminario, ma questa professoressa ha un percorso molto particolare, perché lei nasce dal lato mio, nasce dall'ingegneria strutturale, ma poi è diventata professore di restauro. E quindi sicuramente, come dire, è una
è un recipiente personale di quella multidisciplinarità di cui stavamo parlando. Ora, il mio diciamo, intervento, mi scuso magari con i colleghi presenti, comunque tenderà a avere un registro che sia più orientato alla comprensione dei dottorandi, e quindi anche per questo io, immaginando che la maggior parte di voi non conosce, almeno quelli che hanno un'estrazione archeologica, non sanno appunto qual è, che cos'è un professore di scienze delle costruzioni, allora mi volevo presentare, al di là del fatto che appunto, come ha detto il professor Volpe, sono un ingegnere civile, insegno scienze delle costruzioni presso il DICAR, dove peraltro tengo l'insegnamento di morfologia strutturale per appunto il corso di laurea di architettura. Ma al di là della presentazione personale, a me interessava più presentare cos'è il mio settore. Bene, c'è un'area CUN che gli architetti ben conoscono, che si chiama Area 08, l'acronimo è ICAR, cioè è l'area di ingegneria civile e architettura. E all'interno di quest'area il macro settore che mi riguarda si chiama ingegneria strutturale e geotecnica, che si compone di tre discipline, che sono la geotecnica, la scienza delle costruzioni e la tecnica delle costruzioni. Per i più, diciamo, appassionati di questi aspetti, si tratta di tre settori scientifici a cui corrispondono tre settori concorsuali distinti. In sostanza, la scienza delle costruzioni si può ritenere fra queste tre la disciplina teorica di base, mentre la tecnica e la geotecnica poi sono discipline di carattere più applicativo. La geotecnica naturalmente guarda a quello che sta sotto una costruzione, la tecnica a quello che sta sopra. E se noi leggiamo la declaratoria, che naturalmente vi risparmio per intero, del mio settore, vediamo che il nostro campo di studio è, tra l'altro, quello di analizzare il comportamento meccanico delle costruzioni guardandone la statica, cioè l'equilibrio, la dinamica e la stabilità, ma noi ci occupiamo anche di altre cose molto importanti, cioè la meccanica sperimentale, ossia lo studio sperimentale delle cose che vedete scritte sopra, la diagnostica e quindi tutte quelle tecniche che servono a studiare lo stato di salute di una costruzione, e un'altra cosa che è un po', diciamo, più meno facilmente comprensibile, che è l'identificazione strutturale, che invece per le nostre per le costruzioni di nostro interesse è un fatto molto importante, perché significa in un ambito in cui costruire dei modelli è davvero complicato, è davvero ostico, avere tecniche sperimentali che mi permettono di, come dire, calibrare il modello teorico che noi utilizzeremo poi per fare le nostre verifiche strutturali all'effettivo comportamento della costruzione. L'ultimo punto, che ovviamente ci tengo a sottolineare, è che il nostro settore studia la lettura in chiave strutturale di manufatti storici e monumentali. Ora, al di là di questo incipit, per cui avete visto che una disciplina dell'ingegneria strutturale si interessa dei manufatti storici e monumentali, il nostro matrimonio, cioè il matrimonio fra patrimonio e strutture, è sancito, se vogliamo, dal codice dei beni culturali del paesaggio. Anche qui ho, come dire, osservato nel preparare questa slide una mettiamo il puntatore così lo posso far vedere, una chicca per gli appassionati di queste cose, cioè vediamo che questa edizione del codice dei beni culturali del paesaggio mette insieme Franceschini, che era già ministro, con Garofoli, che era il direttore di questa collana e che noi sappiamo oggi essere diventato sottosegretario della presidenza del consiglio. Quindi, diciamo, questo codice, oltre a sposare le strutture del patrimonio, se mi permettete la battuta, ha fatto anche uno sposalizio a livello governativo. Ma torniamo al tema.
Quello che vi ho presentato in questa slide è l'articolo 29 del codice che descrive, che definisce più che descrive cos'è la conservazione. E in particolare il comma 4, dove definisce il restauro, dice questa frase: che nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico, ovviamente chi dichiara a rischio sismico una zona sono delle norme, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale. Ovvero sia, il codice dice che non è possibile, nel momento in cui noi facciamo un intervento di restauro, prescindere dagli aspetti strutturali, perché dobbiamo necessariamente far sì che il complesso delle operazioni che andiamo a fare migliorino. Adesso, miglioramento strutturale, o meglio miglioramento sismico, in realtà è una procedura molto ben definita su cui dovrei, insomma, fare un inciso, però basti dire che elevino, deve essere accertato, e viene accertato con i metodi dell'ingegneria delle strutture, che questi interventi siano in grado di elevare il livello di sicurezza strutturale rispetto alla situazione preesistente. Questo, diciamo, percorso di collimazione fra questi due binari, che per molti versi la specializzazione dei saperi sembra rendere paralleli, in realtà in Italia viene sicuramente praticata anche a livello normativo. Infatti vi faccio vedere come vi siano una serie di testi normativi che puntano a non rendere un ossimoro accostare il termine sicurezza al termine conservazione. Noi oggi dobbiamo certamente guardare le cose pensando che dobbiamo recuperare un'unitarietà nella specializzazione dei saperi per poter far sì che la multidisciplinarietà permetta questi colloqui fra competenze disciplinari diverse e ci porti a unire l'obiettivo che è chiaramente fondamentale della conservazione a quello che diceva il professor Volpe prima, quello della sicurezza, per due ragioni. Uno, perché una conservazione che poi si infrange di fronte ai danni di un terremoto, che magari comporta una perdita irrimediabile di un bene, è un intervento effimero. E in secondo luogo perché non tutte le costruzioni storiche sono monumento di se stesso, non tutte le costruzioni storiche sono degli oggetti che hanno funzione solo perché li si possa fruire come monumento. Molte costruzioni storiche sono tuttora dotate di una funzione. Faceva il professor Volpe l'esempio delle chiese, ma molti palazzi storici, voi sapete, sono comunque sede di abitazioni, di uffici, eccetera. Quindi diciamo che è imprescindibile tendere a rendere non un ossimoro, come ho provocatoriamente scritto nel titolo della slide, il binomio sicurezza e conservazione. Sulla sinistra vediamo uno degli atti, diciamo, normativi lato strutture più recenti, che è un DPCM. Noi siamo oramai, come dire, abituati a sentire l'acronimo DPCM, che si chiama valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto, eccetera, eccetera. Cioè le norme tecniche che disciplinano il campo dell'ingegneria delle strutture. In parallelo, il MIBACT, sempre di concerto comunque col Ministero, diciamo, dei lavori pubblici, che poi cambia di volta in volta nome, ha promulgato delle linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale. Vedete qui
la seconda edizione, diciamo, quella che è stata adeguata alle norme tecniche delle costruzioni che vediamo qui, e questo frontespizio di lettera che vi ho riportato è proprio l'attività a cui faceva riferimento il professor Volpe, ovvero sia, essendo nel frattempo le norme tecniche state aggiornate a un decreto del 2018 e chiaramente essendosi verificato un avanzamento delle conoscenze, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e il Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici hanno promosso nel 2018 un aggiornamento di queste linee guida. Questi documenti, ovviamente non abbiamo il tempo di parlarne diffusamente, però dovrebbero essere conosciuti da tutti coloro che si vogliono applicare al tema del patrimonio architettonico, e stabiliscono dei principi molto chiari. Uno di questi, che vorrei enunciare insomma da subito, è che l'idea è quella che noi dobbiamo puntare a intervenire sul bene senza alterarlo, con l'obiettivo che un eventuale terremoto possa anche danneggiarlo, anche fortemente, ma senza provocarne la perdita. Questo è un principio chiave che, se volete, rientrava nel DNA delle costruzioni antiche. Molte costruzioni antiche non erano invulnerabili al sisma. Noi oggi abbiamo questa, come dire, falsa credenza per la quale l'edificio si comporta bene se a seguito di un terremoto non subisce danni. E invece così non è, o comunque non è necessariamente così, come dire, rivolto il concetto, perché un edificio, soprattutto un edificio in muratura, che io lo penso come un edificio vivo, un edificio in muratura non è mai un oggetto statico fatto, diciamo, per stare lì e non essere toccato. Un edificio in muratura è un edificio che ha bisogno di essere manutenuto, che ha bisogno continuamente di avere degli interventi che consentano di propagarlo nel tempo. Ci sono edifici, come dire, più esigenti da questo punto di vista, edifici meno esigenti, ma comunque edifici in muratura è un edificio vivo che può anche danneggiarsi a seguito di un sisma. Ma noi dobbiamo evitare, e fra un po' vedremo come un approccio sbagliato a queste tematiche va proprio nella direzione opposta, dobbiamo solo evitare che il terremoto possa distruggerlo definitivamente, possa renderlo irrecuperabile, ma il danneggiamento è insito nel funzionamento della costruzione in muratura. Una lesione non è necessariamente una cosa brutta. Vi farò vedere anche cose molto più interessanti, ovviamente, almeno a mio modo di vedere, di immagini di norme. Ma mi volevo anche proporre due circolari molto importanti del MIBACT che riguardano queste tematiche, che sono utili da leggere, non tanto per gli aspetti, appunto, delle indicazioni contenute, quanto per la filosofia che sottendono. E, per esempio, a sinistra vedete la circolare del segretario generale del MIBACT, architetto Recchia, che risale al 2015, la quale mette, per esempio, punta l'indice nei confronti di alcune tematiche, quali la necessità di conoscere in maniera razionale la vulnerabilità delle costruzioni. Noi molto spesso oscilliamo fra il non intervento o l'intervento eccessivo, invece noi dovremmo sapere quali sono i rischi a cui le nostre costruzioni vanno incontro. La, diciamo, dichiarazione che molto spesso le manomissioni, pensiamo per esempio cose che normalmente vengono fatte quando si devono fare degli interventi, per esempio di riuso di costruzioni storiche, per cui bisogna risagomare gli spazi interni e quindi, per esempio, si aprono o si chiudono porte, finestre, eccetera. Bene, l'attenzione al fatto che questi interventi, che possono sembrare interventi di carattere puramente locale, possono invece avere delle conseguenze molto pesanti
su quello che è il comportamento globale. Se mi permettete una parentesi, noi in questi giorni, in questo periodo, dobbiamo stare molto attenti a cosa può scatenare quel sistema intrecciato di bonus statali sulle costruzioni. Voi sapete che adesso ci sono sisma bonus, eco bonus, bonus facciate, sembra una specie di mercato, no? di mercato dell'intervento edilizio. Ebbene, che succede? Che molti di questi interventi purtroppo riguarderanno anche edifici che possono essere di interesse storico, possono essere, diciamo, potrebbero essere vincolati o che lo sono già, su cui c'è il rischio che si intervenga in maniera davvero discriminata. E ancora più importante, questo è la circolare dell'architetto Scoppola, che a mio avviso è un documento molto, molto pregevole, e vi ho riportato alcuni punti. Il titolo è proprio sicurezza e conservazione, no? Guida breve all'uso della direttiva per la valutazione e riduzione del rischio sismico, quella che abbiamo visto, quella, insomma, questa qui, no? È la guida all'uso di questa direttiva. E che cosa dice Scoppola? Innanzitutto, è in un periodo, stiamo parlando 4-5 anni fa, dove ancora non c'era, insomma, la consapevolezza che abbiamo adesso, dopo soli pochi anni, sul fatto che certi materiali nuovi non sono la panacea di tutti i mali. E Scoppola ha il coraggio di dire, in questo periodo di grandissima diffusione di questi materiali nelle costruzioni, che invece bisogna essere attenti a rispettare le tecniche costruttive tradizionali, che non sono solo un cimelio storico, non solo sono un oggetto da museo, ma molto spesso mostrano un'efficacia antisismica notevole, che invece prima veniva disconosciuta. La multidisciplinarità, ancora. La chiara indicazione è che progetto e verifiche sono due cose diverse. Ne riparleremo in occasione della slide successiva. La cautela nell'impiego dei nuovi materiali, con invece, diciamo, indicazione di privilegiare interventi non solo reversibili, come tutti gli interventi di restauro dovrebbero essere, ma anche con tecniche e materiali tradizionali. Qual è il problema? Io vi ho presentato qui la fotografia di ponte acquedotto che è del primo secolo, quindi diciamo circa 2000 anni di storia, è un ponte che dobbiamo, diciamo, immaginare che abbia subito nella sua storia di tutte le vicende possibili e immaginabili. Ha subito terremoti, non sappiamo se ci sono stati incendi, sicuramente ha subito le piene del fiume, eccetera. Bene, è ancora lì. Ora, qual è, diciamo, l'intervento di cui noi dobbiamo temere? Qual è l'approccio che dobbiamo temere? È l'approccio che io chiamo positivistico al restauro strutturale, al consolidamento strutturale. L'approccio interventista, ovvero sia prendere questo ponte, fare dei calcoli di verifica strutturale con le norme che noi oggi conosciamo, ottenere come risultato inevitabile, perché non possiamo immaginare che una costruzione antica possa avere lo stesso livello di sicurezza di una costruzione del 2020, quindi constatare che l'edificio non soddisfa le verifiche, e quindi dopo 2000 anni avere, come dire, l'arroganza culturale, l'arroganza tecnica di dire: ok, adesso ci penso io, incomincio a fare, che so, iniezioni di calcestruzzo, applico materiali compositi sul ponte, eccetera, perché adesso lo sistemo io. Bene, questo atteggiamento ci sta provocando, vedremo fra poco qualche esempio, sta provocando dei danni irreversibili al patrimonio.
con la differenza, no? L'ignoranza è una cosa brutta di per sé, ma è ancora peggio quando a essere ignorante è qualcuno che ha i mezzi. Noi ci siamo appena liberati, fortunatamente, speriamo di liberarci definitivamente per sempre dalla figura di Trump, no? Negli Stati Uniti, come presidente degli Stati Uniti, ma a me viene in mente questo tipo di paragone quando penso a quel collega il quale, non conoscendo il comportamento delle costruzioni storiche, pretende di leggerle alla luce delle conoscenze che si applicano alle costruzioni moderne, e soprattutto di intervenirci sopra, pretendendo dopo 2000 anni di modificare qualcosa che è vissuta molto più a lungo di lui. Allora, questo tipo di considerazioni non vi devono sembrare banali, perché purtroppo sono spesso una costante dell'approccio alle costruzioni, almeno al consolidamento strutturale. Vi ho riportato sopra una, diciamo, considerazione che ha fatto Santiago Huerta, che sarà il prossimo relatore ai nostri seminari, sui problemi che affliggono il restauro e il recupero delle costruzioni in muratura storiche, che secondo lui sono essenzialmente tre. Una è la paura, e quindi, diciamo, la giusta o anche eccessiva attenzione per la salvaguardia di vite umane. La seconda è quella che dicevo, cioè l'ignoranza di quello che è l'effettivo comportamento delle costruzioni murarie storiche. Chi sta facendo ricerca su queste cose è sempre più incline ad assumere un atteggiamento socratico, ad assumere un atteggiamento in cui la prima cosa da fare è riconoscere il limite della propria conoscenza. Invece c'è gente che pretende di fare tutto e subito su queste costruzioni. E poi, e questo è chiaramente un fattore distorcente che ricordavo quando parlavo dei bonus edilizi, il fatto che questi interventi sono spesso generosamente finanziati, e quindi, diciamo, che soprattutto le persone con meno scrupoli non vedono l'ora di poter spendere il più possibile, no? Perché ovviamente più crescono le spese e più crescono i guadagni. Beh, da questo punto di vista noi dobbiamo cercare di raggiungere un equilibrio guardando innanzitutto i primi due punti che vediamo scritti di sopra. Un equilibrio per quale motivo? Perché naturalmente è vero che dobbiamo avere la giusta attenzione per la sicurezza delle persone, ma siccome noi abbiamo smesso di parlare il linguaggio di queste costruzioni, questo è un problema su cui spero di poter tornare in maniera, diciamo, sufficiente, che queste costruzioni sono come un linguaggio antico che noi non conosciamo più. Fino a un certo punto le tecniche costruttive tradizionali, il sapere tradizionale che si associa alle costruzioni in muratura, si potrebbero fare varie, diciamo, digressioni al riguardo, era conosciuto dalle persone, ma da un certo punto in poi questo sapere è stato velocemente cancellato da un sapere nuovo, al punto tale che per noi oggi queste costruzioni sono come un geroglifico, sono indecifrabili da certi punti di vista. E quindi molto spesso questo ci induce a essere troppo cauti. Ma essere troppo cauti che errore provoca? Provoca un errore di un eccesso di restauro. Quindi l'eccessiva cautela spinge in maniera del tutto inappropriata a abusare degli interventi di consolidamento, spesso finendo per alterare in modo irreversibile il comportamento di una costruzione.
Se poi alla cautela, perché è vero, no? Abbiamo detto che un estremo del problema è quello di evitare che il bene possa essere definitivamente distrutto, per esempio per effetto di un sisma, ma fra questo estremo e l'altro di eccedere nell'impiego di materiali e appunto sistemi di rinforzo, c'è un grande spazio, che è quello che noi dobbiamo praticare. E per poter sventare questa paura che deriva anche da una mancanza di formazione, magari a voi intendo, insomma, chi non ha frequentato, per esempio, una facoltà del Politecnico di Bari, potrà sembrare strano che negli architetti, negli ingegneri, al termine del loro percorso di laurea, sono in grado, per esempio, di osservare una lesione in un edificio in muratura e stabilire se quella lesione è una spia di un pericolo, e quindi che richiede un intervento, o viceversa, è semplicemente una manifestazione del fatto che la muratura si sta adattando e quindi non è necessario allarmarsi o intervenire. E questo è un problema che dobbiamo anche risolvere a livello delle nostre scuole, perché appunto non è detto che una lesione di una struttura muraria possa essere per forza indice di pericolo. Se uno conosce le regole dell'arte, conosce come si comportano le costruzioni storiche, soprattutto conosce le caratteristiche dell'edilizia storica, del tipo di edilizia storica che sta studiando, questa è una difficoltà in più, perché una costruzione in cemento armato è uguale a Bari come è uguale a Tokyo o a New York, ma le costruzioni in muratura invece seguono regole e tradizioni costruttive che sono spesso locali, che vanno conosciute per capirle. E quindi cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo cercare di imparare il linguaggio delle murature, dobbiamo cercare di impararlo non solo per scrivere, cioè in questo linguaggio, per attuare degli interventi che siano, insomma, che parlino la stessa lingua, che abbiano la stessa modalità con cui la struttura è stata costruita, ma anche per leggere, perché queste costruzioni, e questo è un altro tema a me molto caro, ma che ripeto non posso oggi trattare, sono il frutto di quello che io chiamo una sorta di darwinismo, cioè siccome queste costruzioni sono basate sulla tradizione, ovvero sia sul fatto che certe soluzioni sono meno sopravvissute alla prova del tempo, quelle che sono pervenute fino a noi sono le soluzioni costruttive efficaci. E quindi è come se fosse una selezione naturale delle costruzioni, che ci insegna tanto sulla loro meccanica, non solo, ripeto, per quello che le riguarda, ma anche per quello che noi possiamo fare nel futuro. E quindi uno dei punti fermi che si stabilisce quando si parla di queste cose è che noi dobbiamo avere un atteggiamento multidisciplinare. Io qui vi ho fatto così una sorta di schema di quelle che possono essere alcune, perché questo è un elenco ovviamente non esaustivo delle discipline che possono convergere quando si parla di interventi del patrimonio, per cui, voglio dire, guardando dal mio punto di vista, all'ingegneria strutturale si affianca il restauro, si affianca la scienza dei materiali, la storia dell'architettura, l'archeologia. La multidisciplinarità va vista ovviamente non come una pretesa di enciclopedismo che sarebbe del tutto velleitaria e che ci porterebbe di fatto a sapere quella che è l'intersezione, no, delle competenze. Se questi cerchi fossero le competenze di ciascuna disciplina, se oggi volessimo fare gli enciclopedisti, ci troveremmo a gestire questo piccolo spazio di sapere. Invece noi dobbiamo avere il coraggio di frequentarci, di parlarci, di capirci, di studiare agli stessi tavoli, gli stessi temi, con i nostri punti di vista, per
arrivare a mettere in campo l'unione dei saperi disciplinari, e questo non è un fatto certamente facile. Per intanto ritengo opportuno segnalarvi un'iniziativa che chi di voi è insomma appassionato e studioso di tematiche insomma delle costruzioni del patrimonio può seguire, che è una scuola estiva che è prevista quest'anno fra fine di agosto e inizio settembre, ma chiaramente tutto dipenderà dall'evoluzione della pandemia Covid-19, che ormai ha alla terza, quarta edizione, adesso non mi fate dire cose che non ricordo con esattezza, e che appunto riguarda le costruzioni storiche e muratura. È una scuola estiva di un paio di settimane, organizzata oltre che da università italiane, il coordinatore è il professor Angelillo, che vi ho presentato prima, ma come vedete ci sono delle università estere molto prestigiose, come l'ETH di Zurigo, l'MIT di Boston. E la cosa interessante di questa scuola è che, oltre a essere un luogo di corsi intensivi, per cui si assiste, dalla mattina al pomeriggio a una serie di seminari sulle tematiche di interesse, seminari che sono tenuti oltre che da ingegneri del mio settore, sono tenuti anche da professori di restauro. Per esempio, cito Daniele Esposito, che è un punto di riferimento italiano in questo campo e che partecipa a questa scuola, da storici dell'architettura, da funzionari della soprintendenza anche, e che quindi tentano di mettere in pratica l'esperimento che stiamo facendo anche noi, appunto, di carattere multidisciplinare. Ma la cosa più interessante, io vi dico francamente che sono più anni che vorrei partecipare, normalmente questi la facevano a giugno, per cui immaginate perdere 15 giorni a giugno in un'iniziativa del genere, per noi è proibito, ma chissà se questa volta il periodo agosto-settembre non sia più propizio. La cosa interessante poi è quest'ultima parte dell'impegno della scuola, che è il lavoro di campo, ovvero sia gli studenti stanno presso un monumento, vivono all'interno del monumento in comunità e mettono in pratica le competenze apprese nei corsi mediante lo svolgimento di analisi che poi portano a termine per la fine appunto della scuola stessa. Chi volesse informazioni, oltre a poterle cercare da sé su internet, ovviamente mi può contattare. Allora, ritornando alle tematiche che stavamo dicendo prima, una constatazione che oramai da alcuni decenni è chiara alle persone che sono addentro a questi studi, è che bisogna smetterla con effettuare certi interventi che discriminatamente sono stati fatti a partire dagli anni 60-70 in poi. Questo perché? Perché alla prova dei fatti, cioè alla prova dei terremoti, si è visto come questi interventi, invece di aiutare la costruzione, ne sono stati causa del crollo. Per non usare un linguaggio nostro, direi driving force, sono state l'elemento scatenante della debolezza strutturale. Vediamo di... mi sembra che qui si possa fare anche lo zoom, infatti lo faccio. Quindi questa fotografia, per esempio, che è tratta da un articolo scientifico che discute appunto della inappropriatezza di certe soluzioni strutturali, ci fa vedere come in questa chiesa dell'Aquila era stato fatto un intervento molto diffuso nel recente passato, ma anche oggi, non credete che queste cose siano oramai diventate un brutto ricordo del passato, sono cose che si fanno tranquillamente anche oggi. In cui che cosa è stato fatto? Sono state introdotte nella chiesa, nella costruzione in muratura,
degli elementi in cemento armato. Quindi in particolare vediamo per esempio questa trave parete in cemento armato che ha sostituito il timpano della copertura. Ed inoltre, come se non bastasse, adesso vedete la mia mano nel monitor, non si vede? Sì, sì, si vede, Guinaldo. Grazie. Allora, questa parte che vedete sfogliata qui è un composito, vedete qui sotto, Fiber Reinforced Polymers, FRP, sono materiali compositi per il consolidamento, che sono andati per la maggiore, e continuano ad andare per la maggiore, ripeto, sono interventi vietati. Un materiale composito che alla prova dei fatti, che avrebbe dovuto rendere quest'arco invulnerabile al sisma, e che invece alla prova dei fatti si è staccato, determinando di fatto un danneggiamento praticamente irreversibile della costruzione. L'inserimento di elementi strutturali in cemento armato è un brutto, diciamo, andazzo che noi siamo oramai abituati a fare, perché, diciamo, l'idea, qual era l'idea che stava dietro? Innanzitutto che il cemento armato è un materiale più resistente della muratura, quindi se io accoppio alla muratura un materiale più resistente, senza dubbio la resistenza complessiva deve aumentare, e invece assolutamente no, perché questo disconosce qual è la modalità di funzionamento delle costruzioni di muratura. E che cosa succede? Che si crea quello che si chiama effetto martello. Vedete qui che il tetto, probabilmente in legno, certamente in legno, scusate, probabilmente, è stato rimpiazzato con un solaio in cemento armato. I solai in cemento armato sono stati anche utilizzati per sostituire solai antichi in legno. Io vi sfido ad andare a visitare gli edifici storici dei nostri paesi e vedere quante volte, come è frequente vedere questi interventi qui. E guardate che succede dopo un terremoto, che la struttura in cemento armato è vero, è più resistente, infatti non si è rotta. Peccato che ha demolito il resto della costruzione, perché naturalmente esercita delle azioni sulla costruzione che sono inaccettabili, perché la muratura non è in grado di sopportarlo. Questa slide riporta uno studio che facemmo un po' di tempo fa su questi materiali per il restauro, i compositi di tipo FRP, che qui vedete in opera all'estradosso di una volta. No, che è successo? Che per restaurare una volta, seguendo il principio guida fallace di voler introdurre nella muratura della resistenza a trazione, io penso che anche gli archeologi sanno che uno dei, diciamo, limiti, ma io non parlerei di limite, diciamo una delle caratteristiche che si riconosce alle murature è che le murature hanno una buona resistenza a sforzi di compressione, mentre invece non riescono a resistere bene a sforzi di trazione. Ecco che questi nuovi materiali, che sono materiali dalle elevatissime capacità di resistenza, questi sono i materiali con cui, per dirvi, fanno le scocche delle macchine di Formula 1 o fanno gli aerei da combattimento. Quindi sono materiali, come si dice, ad alta resistenza specifica, che vengono, diciamo, accoppiati, vengono sposati a costruzioni che invece resistono, come dicevamo poco fa, in funzione della loro forma, non per effetto delle proprietà locali dei materiali. E quindi che succede? Che è un matrimonio innaturale, destinato a fallire, come abbiamo visto poco fa. Questa immagine, che per noi strutturisti, diciamo, è un'immagine familiare, che cosa rappresenta in una scala di falsi colori? Volendo posso anche ingrandire questa, se può essere più utile per la comprensione. Rappresenta proprio solo gli sforzi di compressione. Dove non vedete colori significa che il materiale è compresso, scusate, solo gli sforzi di trazione. Dove non vedete colori, il materiale è compresso. Allora, che succede? Che, come vedete, che insomma, valori con i colori freddi ci indicano bassi sforzi,
che magari il materiale riesce a sopportare, mentre andando verso i colori caldi stiamo assistendo a sforzi molto ampi. Bene, questa volta a botte è stata rinforzata con queste strisce di FRP, e che cosa succede? Che queste strisce, che sono resistentissime, richiamano carico e quindi determinano delle concentrazioni di sforzo molto alte nella loro adiacenza. Per cui il materiale su cui c'è la striscia di rinforzo naturalmente ce la fa, ma il materiale immediatamente limitrofo no. Quindi se succede qualche cosa per cui la volta è chiamata a un super lavoro dal punto di vista strutturale, che succederà? Che la volta si romperà lungo queste linee dove vedete il rosso. Per cui invece di favorire la sicurezza strutturale, ho, diciamo, minato la sicurezza strutturale, ho realizzato un innesco di collasso. Tant'è vero che vi ho riportato questa figura qui sotto, che era diciamo il termine di un intervento che ho fatto in una conferenza sulla, diciamo, comportamento di strutture curve in muratura rinforzate. Il rinforzo sarebbe questo elemento che vedete qui sopra. Che succede? Che è molto dubbio che un rinforzo localizzato possa essere utile, anche perché cosa può succedere? Che noi magari, ammesso di non innescare i fenomeni che abbiamo visto sopra, riusciamo a salvaguardare questo elemento, ma il resto? Il resto diventa un corpo estraneo, o meglio, la parte rinforzata diventa un corpo estraneo per il resto della struttura e finisce per collassare. Questo perché, come diceva Mario Como, mentre, vediamo se riesco a far partire simultaneamente queste animazioni, che ovviamente devono partire insieme, ma togliamo il puntatore e vediamo di far partire tutti insieme. C'è una differenza abissale fra una costruzione, diciamo, con le nuove tecniche, una costruzione in cemento armato o in acciaio, che vedete vibra deformandosi. Voi immaginate di prendere una lamina di acciaio e di farla vibrare, che succede? La lamina si deforma e oscilla. Mentre una costruzione in muratura ha una dinamica molto diversa, una dinamica di tipo rocking, cioè una costruzione in muratura sottoposta a sollecitazioni alla base tende a comportarsi come un blocco rigido, caso che vediamo qui sopra, o come un insieme di blocchi rigidi. Allora che succede? Cosa succede a una costruzione in muratura sotto effetto del sisma? Che fino a che il sisma è opportunamente moderato, il blocco o l'insieme di blocchi, come stiamo vedendo, possono oscillare, magari nel caso dell'insieme di blocchi si possono dislocare. Qui vi ho, diciamo, riportato una fotografia che ho fatto alle Rayon di Samo, ma ho visto che è pieno internet della fotografia di questa colonna, quindi facilmente, probabilmente, anzi immagino che ci siate stati un po' tutti. E quindi che succede? Che fino a che non si raggiunge il limite del ribaltamento, la costruzione oscilla in un equilibrio che è apparentemente instabile, ma che alla fine non determina il crollo. Questo studioso, oramai anziano, probabilmente oltre più che novantenne, ma molto lucido, ha giustamente detto che le costruzioni in cemento armato si difendono dai sismi con la duttilità, cioè con la capacità di deformarsi, mentre le costruzioni in muratura si difendono dal sisma per la capacità di oscillare senza ribaltarsi. Questo ovviamente fino a un certo limite. Queste altre fotografie, che invece sono tratte dalla città, una città nel sud dell'Iran, in cui magari non tutti siete stati, ma che io auguro a tutti di visitare, perché è una città incantevole anche per aspetti storico-religiosi, la città di Yazd, ci fa vedere come la tecnica costruttiva tradizionale, soprattutto quando si adottano, diciamo, soluzioni come la terra cruda, è una tecnica costruttiva che fa quello che vi dicevo prima, cioè la costruzione è viva. Molto spesso cosa può capitare andando, per esempio, al cospetto di una costruzione importante, una fortezza, una cittadella,
realizzata in terra cruda, che potete trovare un po' da tutte le parti del mondo, no? Perché sapete che forse la terra cruda è uno dei materiali da costruzione tradizionali più diffusi. Potete facilmente avere l'esperienza che vicino all'edificio ci sono degli operai intenti a costruire mattoni di terra cruda, perché la costruzione è continuamente sottoposta a interventi di ripristino. I mattoni si rovinano, vengono erosi, eccetera, eccetera, e vengono sostituiti. La costruzione prosegue per secoli in questa maniera. Queste tecniche costruttive, che non sono solo ovviamente quelle che vedete, perché potrei, per esempio, ma non l'ho voluto fare perché la divagazione sarebbe stata troppo onerosa dal punto di vista del tempo, parlare della stereotomia, dell'arte del taglio della pietra. Le tecniche costruttive tradizionali si sono perse, e dobbiamo cercare in tutti, dalle nostre parti soprattutto, dobbiamo cercare in tutti i modi di recuperarle. E qui vediamo altri esempi di costruzioni tradizionali. Queste sono mura ciclopiche a secco, mura poligonali, che ci sono da varie parti del mondo, perché io queste fotografie le ho fatte in Perù, questa l'ho fatta, visto che diciamo, il tema è l'Albania, ho voluto mettere una fotografia di Butrinto e una proprio di Billis, dove vediamo, che non c'entra con le mura poligonali, ne parliamo dopo, dove vediamo come costruzioni storiche ubicate in zone ad altissimo rischio sismico si sono preservate intatte, mancano solo le coperture perché ovviamente erano lignee e sono andate perse, proprio perché gli antichi costruttori hanno saputo realizzare delle murature che, sebbene prive di malta, queste sono mura a secco, sono, diciamo, un puzzle accuratissimo, resistenti al sisma. È la stessa cosa, diciamo, analoghe considerazioni, sebbene appunto di diverso segno, possiamo fare per altre tecniche costruttive, come l'opus reticolatum, che invece è una tecnica che permette, alla luce di quello che siamo riusciti anche a studiare ai giorni nostri, di allocare i giunti in una direzione più favorevole al loro ingranamento e quindi alla resistenza nei confronti del sisma. Quando vi dicevo che le costruzioni storiche sono costruzioni da leggere, che ci possono insegnare, è perché, diciamo, questo approccio, cioè l'approccio di non rivolgersi in maniera supponente a quelle che erano tecniche ritenute fino a poco tempo fa rudimentali, ma invece averne rispetto e capirne la lezione, ci introduce a un'altra tematica che ha permesso ad edifici anche molto importanti di rimanere in piedi fino a oggi, o comunque di resistere a terremoti molto importanti, ovvero sia l'isolamento sismico. Questa slide, che se volessimo guardare in senso, diciamo, anti-orario, è anticronologica, perché passiamo dal XVI secolo fino ad arrivare qui, siamo al terzo millennio avanti Cristo, a Caral, ci fa vedere esempi in cui gli antichi, che non avevano ovviamente nessuna conoscenza razionale di quello che vi sto per dire, razionale nel senso basata su fatti scientifici, hanno saputo proteggere le costruzioni dai terremoti disaccoppiandone il moto dal terreno. Questa cosa è molto simpatica, per esempio, dell'interposizione fra un capitello e il sovrastante arco di elementi in legno che, in caso di moto del terreno, che fanno? Fanno sì che la sovrastruttura possa oscillare liberamente rispetto alla colonna. Per quanto riguarda l'Artemision di Efeso, di cui qui ho portato chiaramente un disegno ricostruttivo, non essendoci, diciamo, rimanenze che ne possano dare l'idea, una delle costruzioni più importanti, appunto, non solo di Efeso, ma di tutta l'area, è noto che questa costruzione fu realizzata su strati di carbone e di pelli di pecora, ne parla Plinio il Vecchio. Quindi
che succede? Che chi ha costruito questo edificio aveva già idea del fatto che disaccoppiando le fondazioni dal terreno si potesse guadagnare resistenza in una zona che, come vedremo nella seconda parte, è ad elevato rischio sismico. Anche qui a Pestum, il tempo di Atena, invece ha una soluzione un po' diversa, ma sempre con lo stesso scopo, ovvero sia fra le fondazioni e il terreno interposta sabbia. È ancora più, come dire, desta ancora più meraviglia. Questa è una scoperta che, almeno per quanto ne sappia io, è abbastanza recente, è l'uso delle cosiddette shikras nel sito peruviano di Caral, che vi ho detto risale addirittura al terzo millennio avanti Cristo. Questo sito, di cui oggi ci sono appunto rovine ancora abbastanza imponenti, ha basato la protezione sismica sull'interposizione tra terreno e costruzione di sacchi costruiti con delle fibre vegetali che danno il nome al sistema shikras, riempiti di pietre. Quindi è un altro sistema, cioè un altro metodo sistematico, perché su molte delle costruzioni massive, per esempio piramidi, di questo sito, sono stati ritrovati questi elementi, indicandoci che era una precisa scelta costruttiva degli antichi. Quindi, appunto, dobbiamo avere rispetto e sapere leggere queste costruzioni per quello che ci possono dire. E permettetemi adesso una piccola incursione, diciamo, dal passato al futuro. Perché se è vero che l'isolamento sismico è, io, insomma, avete capito, vi sto dando una serie di tracce senza la pretesa di poter portare nessun discorso a un livello di approfondimento necessario, ma con lo scopo di darvi un'idea di quelle che possono essere delle linee di ricerca, dicevo, andando dal passato al futuro, una nuova strategia della protezione sismica sfrutta il concetto del cloaking system. Cloaking significa nascondere. Allora, l'idea qual è? È che, lavorando opportunamente sul terreno che è attorno alla costruzione, quindi per esempio infiggendo degli opportuni pali di fondazione, sia possibile arrestare o comunque filtrare, schermare la costruzione dalle onde sismiche. Questi tipi di studi stanno avendo una grossa, sono molto recenti, parliamo degli ultimi 5-6 anni, ma stanno avendo una grossa eco sui giornali scientifici di maggiore importanza. Vediamo dall'immagine di sopra una costruzione che è schermata da questo sistema, che è qui schematizzato con questi elementi a terra, che vibra molto poco rispetto invece a quest'altra non schermata, che probabilmente crollerebbe. L'uso del cloaking sismico è un tema che noi stiamo studiando, peraltro è un tema su cui stiamo lavorando nell'ambito dell'altro dottorato, quello del DICAR. Ma, diciamo, c'è una cosa che, se volete, è ancora più sfiziosa, desta ancora più curiosità dal punto di vista culturale, ovvero sia questa tematica, quella del cloaking, non nasce in ambito strutturale, ma nasce in tutt'altro contesto. Probabilmente le prime applicazioni sono state quelle degli aerei invisibili. Voi sapete, ci sono quegli aerei da caccia che sono fatti in modo tale, e questo dipende anche dal loro rivestimento superficiale, da essere invisibili ai radar. Questo perché il principio è che l'onda, come vedete qua sopra, passa attraverso l'oggetto senza rimbalzare, senza riflettersi, e quindi, siccome il radar è un sistema che invia delle onde elettromagnetiche e le, diciamo, legge se tornano indietro, perché se tornano indietro vuol dire che ha incontrato un ostacolo e si riflettono, bene, questi sistemi puntano a, come dire, rendere invisibili dalle onde gli oggetti. Ora, i cloaker, i sistemi che rendono gli oggetti invisibili dalle onde, lo fanno perché hanno una struttura geometrica, qui stiamo parlando di una microstruttura, perché stiamo parlando di scale microscopiche,
hanno una struttura geometrica molto particolare. A qualcuno è venuto in mente che le strutture geometriche regolari di questi cloaker avessero delle analogie formali con le piante delle fondazioni degli anfiteatri romani. Ovvero sia, è venuto in mente che forse una delle ragioni per cui queste costruzioni colossali sono in parte sopravvissute fino ai giorni nostri è che la loro morfologia, la morfologia della parte fondale, avesse un effetto di schermo relativamente alle onde sismiche. Qui, non so adesso se voi conoscete questo tipo di rivisti, noi siamo un settore bibliometrico, quindi siamo ossessionati da queste cose, però questo articolo e questi articoli sono apparsi su uno spin-off della rivista Nature, che sarebbe il massimo possibile, il traguardo possibile per uno che fa ricerca scientifica. Bene, noi abbiamo, diciamo, nell'ambito del dottorato del DICAR, abbiamo lavorato su questo tema, in particolare relativamente al Tempio B di Pietra Abbondante, di cui qui vedete una pianta, diciamo, a livello del podio e poi a livello delle murature che costituiscono le fondazioni del podio. La curiosità o l'idea qual era? Che queste murature avevano una conformazione particolare, che quindi potesse, come dire, suggerire una loro funzione di schermatura sismica che ha permesso a questa costruzione di avere, diciamo, caratteristiche di resistenza in un terreno altamente sismico che altrimenti non avrebbe ricevuto. Su questo, peraltro, stiamo lavorando anche in collaborazione con un archeologo che è questa Francesca Diosono, e abbiamo presentato un contributo a un convegno che sarà più di, insomma, familiare a voi che a noi. Vabbè, qui vedete, adesso non posso entrare nei dettagli, il modello usato per la simulazione della propagazione del terremoto, e questa è una, diciamo, animazione di quello che può essere l'effetto del terremoto sulle fondazioni del Tempio. E che cosa vediamo? Che se noi paragoniamo quello che succede al terreno in assenza di questo grigliato, sarebbe questa figura che vedete qui, a quello che invece succede al terreno in termini di spostamenti in presenza di questa griglia di murature, beh, osserviamo che abbiamo una riduzione degli spostamenti di circa 2 volte e che quindi non è, diciamo, questa l'idea che è venuta alla collega Diosono di esaminare alla luce di questi ragionamenti sul seismic clocking, sulla capacità della forma delle fondazioni di impattare sugli effetti del sisma, non è un'idea fuori luogo. Ancora un'altra, diciamo, traccia di lavoro che volevo sicuramente mostrarvi è che, oltre agli studi teorici, che naturalmente, non, insomma, qui abbiamo appena visto quella simulazione sismica, noi siamo attivi in un campo che io ritengo molto importante per le applicazioni al patrimonio, che sono le prove sui materiali e sulle strutture. Noi abbiamo un grande laboratorio al Politecnico di Bari, qui vedete un'immagine della sala prove grande, laboratorio a cui invitiamo tutti coloro che sono, insomma, interessati, che sono curiosi e vogliono capire quello che si può fare, dove facciamo sia prove che tutti si possono immaginare, cioè prove in cui, no, si applicano i carichi alle costruzioni e si verifica quali sono le capacità meccaniche, direi prove tradizionali. Facciamo anche prove di carattere innovativo. Per esempio, anche qui cercherò di essere il più breve possibile, in questa volta, in tufo, noi abbiamo fatto un esperimento che è riuscito molto bene di identificazione dinamica del danno. In sintesi, che è successo? Anche se qui si vede poco, provo a... La fotografia è poco felice in realtà. Questa volta ha un appoggio fisso e un appoggio che invece noi potevamo far cedere verticalmente a nostro piacimento per simulare un cedimento di fondazione.
ovviamente il cedimento di fondazione che fa apre delle lesioni sulla volta. Ora, su questa struttura erano applicati una serie di sensori che si chiamano accelerometri, cioè dei sensori che sono in grado di leggere come una costruzione vibra, i quali venivano fatti funzionare man mano che, appunto, chiaramente il cedimento è molto graduale, fatto per passi, si fa un po', poi si ferma, si misura la vibrazione della volta, eccetera. Per capire se da prove di vibrazioni, tenete conto che queste vibrazioni possono essere indotte anche solo dal traffico veicolare o dal vento, noi le abbiamo prodotte con uno stereo, mandando un segnale opportuno dalle casse di uno stereo, bene, se dai segnali raccolti dall'osservazione della vibrazione della struttura si potesse capire dove erano aperte le fessure e quanto fossero aperte le fessure. E abbiamo avuto successo in questa sperimentazione, che è per noi molto interessante perché significa fare diagnostica non distruttiva sulle costruzioni. Facciamo prove dinamiche, qui vediamo una prova dinamica su un arco in muratura dove si vede, come dire, l'innesco del collasso per effetto anche dello scorrimento dei conci. Lavoriamo sulle prove non distruttive. Qui avete un'immagine tratta di una pubblicazione su un'evoluzione della tecnica di tomografia sonica, che è una tecnica di, diciamo, indagine non distruttiva che tende a ricostruire mediante misure al bordo di un elemento la sua morfologia interna. Caratterizzazione di materiali nuovi, questi sono di materiali complessi, per esempio un marmo, che è un materiale anisotropo. Prove di identificazione dinamica a livello strutturale su larga scala. Qui vi ho, diciamo, proposto un lavoro che abbiamo fatto sul campanile della cattedrale di Ruvo, su cui tanto ci sarebbe da dire dal punto di vista storico-architettonico, e abbiamo utilizzato uno strumento innovativo, che è questo: invece di usare strumenti che si applicano sulla costruzione, questo è uno strumento che lavora a distanza e senza contatto, cioè legge come la struttura vibra, per effetto di cosa vibra? Per effetto del vento. Quindi legge come la struttura vibra, ponendosi semplicemente in osservazione a una certa distanza, e dalla vibrazione della struttura è poi possibile calibrare modelli di analisi strutturale. Mi rendo conto che, diciamo, sono stato incontinente dal punto di vista del tempo, per cui volevo, diciamo, chiudo molto velocemente facendovi vedere l'ultimo punto che avevo promesso all'inizio, che l'ingegneria strutturale ormai sta diventando spesso compagna dell'archeologia, che sarebbe quello che ho detto, il limite inferiore, no, del patrimonio in termini temporali. Tant'è vero, qui vediamo delle fotografie che ho fatto ad Atene, che gli aspetti strutturali ormai addirittura vengono comunicati, cioè sui pannelli illustrativi vengono spesso accennati degli aspetti tecnici del restauro, degli aspetti strutturali del restauro, che uno non si aspettava fino a poco tempo fa di poter leggere. Così come ci sono una serie di riviste, questa è una di queste, le quali stanno promuovendo studi multidisciplinari, per esempio questi due, Galassi e Tempesta, sono due colleghi di settore, mentre Nicola Ruggeri è un architetto che lavora presso il Parco Archeologico di Pompei. Questo è un lavoro che, appunto, ricostruisce le vicende costruttive delle terme stabiane di Pompei in base a tutta una serie di considerazioni. Andrò veloce, qui vi faccio solo vedere delle cose. Altro lavoro, stessa rivista, questo è un gruppo di napoletani, altro lavoro su Pompei che è stato oggetto di notevoli, insomma, di un numero notevole di indagine. Questo è invece, sono gli atti, questo libro raccoglie gli atti di un convegno che si tiene ogni due anni sull'analisi strutturale delle costruzioni storiche. Peraltro questo convegno si teneva in Perù
ed è stata l'occasione di fare quelle fotografie che vi ho mostrato, in cui noi abbiamo portato questo lavoro sulla tecnica di analisi delle volte in muratura, di cui non posso parlare, ma vi faccio vedere anche altre cose, come per esempio un lavoro della Valluzzi, che sarà una relatrice sulle strutture monumentali di Ierapoli. Questo, chi organizza questo convegno, questo ve lo dico come informazione perché potrebbe essere anche una possibilità, una scelta da fare dopo il dottorato, dopo la scuola di specializzazione, fa anche un master avanzato, avanzato in termini ovviamente di competenze, sull'analisi strutturale dei monumenti storici, un master internazionale che rappresenta attualmente, a mio modo di vedere, la più completa esperienza che si può fare di carattere teorico e applicativo su questa tematica. E infine, e mi fermerei qui come ultima cosa, addirittura stanno nascendo dei corsi di laurea in archaeology engineering. Questo è di un professore che ho conosciuto appunto partecipando a un convegno dell'Università di Rochester, che ha fatto un corso di laurea mettendo insieme ingegneri che si occupano di strutture, architetti e archeologi per l'analisi delle costruzioni storiche in muratura. Fatemi vedere se avevo finito la parte 2, direi di sì. A questo punto io interromperei la presentazione e mi scuserei per una prolissità che pensavo di riuscire di evitare, ma evidentemente le cose erano troppe e non ci sono riuscito almeno quanto volevo. Grazie Guinaldo, peraltro sono temi molto importanti. Allora Roberta, a questo punto prosegui tu, vero? Sì. Mi anticipato fra mezz'ora, vi devo lasciare purtroppo, però sono molto molto interessato a questi temi e credo che siano utili per tutti. Certo, grazie Giulio. Allora io condivido, dunque schermo intero, devo fare così. Devo tornare, ecco qui. Ok. Sì, dunque io cercherò di essere il più breve possibile, anche per lasciare spazio poi a Paolo. In realtà non mi soffermerò su Billis, sulla città, perché ne abbiamo ampiamente trattato, credo, nella lezione della settimana scorsa. Vorrei però dare qualche minima indicazione e poi presentare alcuni esempi di strutture di rifornimento e conservazione dell'acqua tratte da alcune città dell'Illiria e dell'Epiro, in modo che possano fornire una migliore contestualizzazione dell'esperienza anche della cisterna. Cisterna che, come già anticipato da Guinaldo, e peraltro ne avevo anche fatto cenno io la volta scorsa, è stata rilevata e a quel punto anche studiata dal punto di vista dell'architettonico nell'ambito di quel lavoro di analisi dei monumenti di Billis che come Politecnico abbiamo effettuato qualche anno fa sulla base di un accordo di collaborazione scientifica con l'Istituto di Archeologia di Tirana e appunto con il finanziamento del Ministero degli Affari Esteri. In questa occasione, appunto, Paolo Baronio si è occupato dell'analisi delle strutture della cisterna e mi fa piacere in modo particolare poi fare riferimento a Paolo, che attualmente è a fare il suo perfezionamento presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene. E Paolo Baronio, faccio una piccola presentazione perché forse molti di voi non lo conoscono, ha fatto il suo dottorato di ricerca presso di noi al Politecnico
E credo che incarni molto bene anche questa multidisciplinarità, perché Paolo ha preso una laurea in architettura, poi una seconda laurea in archeologia, la scuola di specializzazione in archeologia all'Università di Bologna, e poi ha fatto appunto il dottorato da noi al Politecnico, quindi incarna effettivamente, proprio come dire, fisicamente, le due anime dell'archeologia e dell'architettura. Venendo ora a noi, proprio il tema della cisterna e il suo rapporto anche con la città è stata anche l'occasione per ampliare la linea di interesse e di indagine, soprattutto sul tema della monumentalizzazione delle strutture di approvvigionamento, conservazione e distribuzione delle risorse idriche nelle città di età ellenistica della regione tra Illiria Meridionale ed Epiro. E quindi è proprio questo, alcuni esempi che vi vorrei mostrare in modo da contestualizzare, come ripeto, meglio la cisterna, perché alcuni caratteri che possiamo vedere nelle diverse realizzazioni di queste città si riscontrano poi anche nel caso della cisterna di Billis. Qui vedete le città che abbiamo preso in esame. Ricordo, ovviamente anche per coloro che non erano magari presenti nella lezione della volta scorsa, che tutta la regione è caratterizzata da un sistema idrografico che ha una forte presenza di una fitta rete fluviale, che è risultata poi determinante per lo sviluppo degli insediamenti. Inoltre la presenza di rilievi montuosi e anche di abbondanti aree boschive hanno dato origine a sorgenti che nelle diverse città vengono naturalmente captate tramite pozzi e fontane, che sono quindi uno degli elementi delle strutture per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua in queste città. E poi naturalmente non va dimenticata anche la presenza di piogge molto abbondanti, specie nei centri d'altura, che costituiscono ovviamente l'altra fonte principale di approvvigionamento dell'acqua che viene raccolta nelle cisterne pubbliche e private. Ricordo ancora che, essendo l'acqua un bene primario della collettività, la realizzazione e gestione delle strutture collettive destinate al rifornimento, conservazione e distribuzione, così come l'organizzazione dello smaltimento delle acque reflue, era proprio uno dei compiti a carico della polis, soggetto ad una precisa normativa e al controllo di magistrati pubblici. Ovviamente, come già anticipato, agli impianti di rifornimento e distribuzione collettiva si affiancavano poi, integrandoli, anche le strutture private, quindi pozzi e cisterne presenti nelle abitazioni, in una stretta interrelazione proprio tra fonti di conservazione e distribuzione pubblica e privata. Ricordo anche che a sancire l'importanza dell'acqua era poi la sua sacralizzazione, mediante i culti di divinità ad esse collegate. E a questo proposito ricordo il caso di Butrinto, dove proprio presso una delle porte più importanti della cinta di fortificazioni bassa, cosiddetta della città, cioè presso la porta del Leone, Ugolini già negli anni 30 aveva messo in luce una fonte di acqua solforosa che egli definisce pozzo sacro e che attualmente nella letteratura scientifica è nota come la fonte di Giunia Rufina, proprio a seguito della iscrizione in dedicatoria in onore delle ninfe che nel secondo secolo d.C. Giulia Rufina, nell'ambito di una riorganizzazione della fonte, fece apporre sul parapetto che delimita la sorgente. La sorgente invece e la sua prima sistemazione risale all'età ellenistica. Ancora, sempre a livello di
fonti. Ricordo poi la fonte presso il santuario di Asclepio, sempre a Butrinto, anzi la fonte che faceva parte dell'intero santuario di Asclepio e che prospettava sull'area che è stata interpretata come agorà. Sempre per rimanere nell'ambito delle fonti, e questa però è puramente una suggestione, ricordo che Praschniker, proprio a Billis, negli anni 20, aveva individuato una nicchia con un rilievo in onore di Dioniso, che egli stesso riteneva potesse essere pertinente ad una fontana. Purtroppo allo stato attuale non abbiamo potuto reperire né il rilievo naturalmente né comprendere con precisione il luogo a cui si riferisse Praschniker, però insomma il dato va tenuto e abbiamo catalogato e tenuto presente sperando che insomma si possa in qualche modo poi anche proseguendo nelle indagini nella città individuare o localizzare il punto in cui Praschniker aveva individuato questo rilievo ed eventualmente verificare una sua pertinenza ad un qualche sistema di approvvigionamento idrico. Venendo invece alle opere idrauliche vere e proprie, è forse Apollonia il sito per il quale è stata avviata un'analisi più strutturata. E ricordo che la città occupa occupa un'area con forti dislivelli che sono regolarizzati mediante terrazzamenti che quindi danno alla città anche un'impronta scenografica. Nell'area sono state messe in luce due cisterne, oltre a sistemi per lo smaltimento delle acque reflue, individuati in alcuni dei punti dei quartieri residenziali della città che sono stati scavati. Ricordo che Apollonia è stata scavata appunto a partire dagli anni 20 da una missione archeologica francese, poi naturalmente anche in questo caso si è sostituita una missione degli stessi archeologi albanesi e poi dagli anni 2000 nuovamente è ripresa la collaborazione e la missione franco-albanese. Certamente l'aspetto più monumentale è dato comunque dalla grande fontana che si trova a sud-ovest dell'Acropoli. Anche questa fontana in parte è stata restaurata nelle sue strutture da interventi di restauro degli anni 80 e anche in questo caso c'è la necessità anche di distinguere, discernere alcuni interventi appunto di restauro rispetto alla struttura originaria. Tuttavia la fontana si caratterizza proprio per la complessa struttura di captazione e distribuzione delle acque. Infatti la struttura che è attualmente visibile si sviluppa per un dislivello di circa 20 metri lungo il pendio che congiunge l'area del teatro e il centro monumentale, cioè l'Agorà. E come vedete, qui si vede, penso di assunto molto bene, un muro di contenimento superiore, una serie di canali che per tutto il pendio di 20 metri portano e convogliano l'acqua ad un secondo muro di contenimento, da cui poi l'acqua passa in due vasche, una di decantazione e una seconda vasca che è preceduta dalla classica tonica della vasca preceduta da un colonnato, da una fronte colonnata. La zona in cui si trova la fontana è una delle poche all'interno delle mura della città che presenti un affioramento d'acqua diffuso e quindi è probabile che proprio la necessità di captarla da fonti non puntuali abbia determinato la complessa planimetria di questo edificio, che certamente ovviamente è un'opera di carattere pubblico. E mentre non è ancora del tutto chiaro se tutta la struttura appartenga ad una unica fase o se invece le due vasche
o la più esterna, siano state aggiunte in una seconda fase. C'è da dire che complessivamente tutto l'impianto sembra essere databile tra il IV e il I secolo a.C., perché nel I secolo a.C. la struttura sembra essere stata danneggiata in seguito a un terremoto e non più rimessa in uso. E non è improbabile che ci sia stato anche un culto delle acque, perché al momento dello scavo furono messe in luce diverse statuine fittili che fecero appunto ipotizzare questa possibilità. Mancano scavi specifici invece che possano chiarire la natura del quartiere in cui si trova la fontana. Come dicevano i colleghi francesi, se si tratti di un quartiere residenziale, anche se comunque l'impianto è monumentale, o invece la fontana non prospetti su una ulteriore area pubblica. E quindi non è al momento anche definibile con certezza la tipologia dei fruitori principali nell'ambito della comunità di Apollonia di questa fontana. Invece ad Oricos, nel golfo di Vlore, ricordo che l'edificio monumentale, che già era stato interpretato come un teatro, è invece più di recente stato identificato, anche se ipoteticamente, come un ninfeo, costituito appunto da una esedra aperta su un'area semicircolare lastricata e attraversata da un ampio euripos. La cronologia di questo impianto, che era appunto ritenuto un teatro, era stata datata fino a questo momento ad età romana, mentre l'analisi di alcuni saggi stratigrafici che sono stati realizzati hanno fatto rialzare la datazione all'età ellenistica, con cessazione d'uso nel I secolo a.C., riconducendo quindi questa struttura appunto alla tipologia di un ninfeo ad esedra databile nella prima età ellenistica. C'è da dire anche in questo caso che devono essere però ancora identificati il sistema di approvvigionamento e di smaltimento delle acque, quindi certamente anche per Oricos occorrerà ovviamente un ulteriore specifico approfondimento. Funzionali ai bisogni della collettività sono poi le grandi cisterne pubbliche e in questo caso ricordo Foiniche in Caonia, dove già gli scavi italiani di Ugolini misero in luce tre grandi strutture che Ugolini interpretò come cisterne. Le strutture vennero messe in luce nella parte alta della città. Ricordo che Foiniche si trova su una collina a circa 280 metri sul livello del mare, collina che domina il fiume Bistrizza, che è uno dei quattro assi fluviali che attraversano la regione nell'età antica. E Ugolini individuò le cisterne, in particolare la cisterna B, che datò all'età ellenistica, individuò una serie di sostegni interni alla vasca. Andrebbe insomma fatto anche in questo caso uno studio molto approfondito proprio sulla struttura della cisterna stessa, e poi una seconda cisterna, sempre di età ellenistica, che venne poi su cui venne realizzata poi una seconda cisterna, comunque si impiantarono le strutture di una nuova cisterna, la cisterna A, in età romana. E infine ricordo nel caso di Orraun, dove in Epiro, sul centro fortificato della collina di Xerovuni, sorto intorno alla metà del IV secolo, su impulso probabilmente della dinastia dei Molossi, è pure attestata un'altra grande cisterna. Questa cisterna è stata realizzata nel settore più elevato della città, a ridosso del tratto settentrionale delle mura urbane.
Si tratta certamente di una riserva di acqua piovana di uso pubblico, funzionale alla città e alla sua difesa, come indica peraltro anche la collocazione entro una corte chiusa tra le porte nord e nord-est della cerchia muraria. E proprio la posizione strategica nel settore più alto della città, peraltro collocazione che diciamo ha diversi esempi in questo senso. In altre città abbiamo già visto Foinike, ma la stessa cisterna sull'acropoli di Apollonia, una delle due cisterne che avevo citato, la stessa cisterna poi di Billis. Appunto, proprio la posizione strategica nel settore più alto della città, il rapporto con le mura e la presenza di un unico ingresso connotano la cisterna come una infrastruttura funzionale proprio alla sopravvivenza della polis e dei suoi abitanti in un momento di calamità o di pericolo. E proprio per questa posta sotto il diretto controllo dell'autorità centrale che probabilmente ne regolava anche la fruizione. Ora, certamente questi esempi sono ancora in numero molto limitato, tuttavia il quadro che emerge permette di evidenziare all'invia preliminare alcuni aspetti che ritroviamo anche nella cisterna di Billis. Allora, in primo luogo, quanto all'approvvigionamento in generale nelle città di Illiria e di Epiro, sono attestati sia i sistemi di raccolta delle acque piovane, appunto attraverso il sistema delle cisterne, sia sistemi di captazione delle acque di sorgenti o affioranti dal sottosuolo. Inoltre, ai fini della costruzione delle strutture idriche, sono sfruttate le opportunità offerte dall'orografia e si nota una particolare attenzione al rapporto tra le strutture idriche e le aree funzionali degli impianti urbani. Infatti, le cisterne collettive sono presenti o nelle zone acropoliche, come abbiamo visto nel caso di Foinike, o in aree comunque strategicamente importanti della città dal punto di vista monumentale e rappresentativo, come vedremo Billis, ma anche dal punto di vista poliorcetico, come nel caso di Orraun. Si evidenzia anche in quest'area territoriale la particolare attenzione che viene rivolta alla progettazione degli edifici destinati all'immagazzinamento dell'acqua e alla sua fruizione da parte della collettività. Fruizione che è attuata secondo modalità differenti, come abbiamo visto, a seconda delle strutture, ma da immaginarsi sempre sotto il diretto controllo dell'autorità pubblica. Ed infine la monumentalità. Monumentalità in rapporto anche all'area urbana in cui queste strutture assumono un vero e proprio carattere o di landmark o comunque di impianto scenografico. E proprio questa monumentalità e la progettualità che c'è dietro, la localizzazione in ambiti strategici del contesto urbano, come abbiamo ricordato, la varietà dei sistemi costruttivi adottati, permettono di inserire questi edifici nell'ambito di un pensiero di pianificazione degli spazi urbani, funzionale alla vita della polis e talvolta anche alla, come dicevamo, la manifestazione del suo potere attraverso l'esibizione e il controllo delle risorse idriche. Ecco, come ripeto, volevo solamente fare un brevissimo, dare queste linee di riflessione che penso possano costituire un contributo per una contestualizzazione anche maggiore della cisterna di Billis e dei suoi caratteri, che adesso naturalmente di cui ci parlerà Paolo Baronio. Quindi io non voglio rubare più tempo in modo da lasciare anche poi ai colleghi insomma, lo spazio e quindi ora interrompo la presentazione e ecco, chiederei a Paolo. Sì, eccomi, ci sono. Presento. Condividi.
Si vede? Mi sentite? Sì, sì. Ok. Allora, io ringrazio la professoressa Belli per la sua gentilissima presentazione e anche il professor Fraddosio per avermi con lei invitato a partecipare a questa presentazione. E vado dritto al mio argomento, visto che lo leggerò per motivi di tempo e anche perché il collegamento dalla SAIA non è particolarmente buono, ogni tanto si interrompe, quindi in caso vi chiedo un minuto di pazienza che mi ricollego. Ecco, nell'ambito dell'agorà di Billis, la struttura della grande cisterna, addossata alle gradinate inferiori dello stadio e all'ingresso settentrionale della piazza, occupa una posizione certamente insolita. L'analisi della planimetria del contesto agorale può forse aiutare a chiarire le motivazioni che spinsero a realizzare questa enorme riserva d'acqua nel luogo in cui si trova. L'analisi delle strutture fuori terra e la loro accurata pulizia hanno evidenziato una serie di interventi attribuibili ad almeno due fasi costruttive, riconoscibili sia sulla base della tecnica edilizia adottata, sia sulla base dei blocchi, delle dimensioni dei blocchi impiegati. All'impianto originario è ovviamente da attribuire lo scavo nel banco roccioso, per realizzare il bacino di raccolta, del quale purtroppo non si conosce la reale profondità, in quanto le indagini condotte in passato non hanno mai raggiunto il livello pavimentare. Considerata la geologia del luogo, però, non si può escludere che il fondo del serbatoio sia stato realizzato direttamente nel banco naturale, insieme alle porzioni inferiori delle pareti perimetrali, ricavando quindi nella roccia le parti in cui la pietra si presentava più omogenea e costruendo in blocchi di calcare le porzioni dove essa non garantiva sufficiente solidità. Come visibile, come indicato dalla freccia rossa, la parte superiore del banco roccioso è piuttosto friabile. Le possenti murature ascrivibili a questa prima fase sono riconoscibili, oltre che per l'assenza di leganze tra i giunti, per le grandi dimensioni dei blocchi e per la regolarità dei filari. Lungo tutto il perimetro interno, il livello inferiore delle murature non presenta elementi di discontinuità, ma è realizzato alternando al di sopra di un filare continuo di ortostati una sequenza di elementi verticali con funzione di imposte per archi. Il lato controterra delle imposte è lasciato grezzo, mentre le facce di contatto laterali sono lisciate e il letto di attesa, inclinato di circa 20 gradi verso l'interno della struttura, è generalmente ben rifinito a gradina per permettere l'adesione dei conci dell'arco. Gli spazi tra le imposte sono invece tamponati da singoli ortostati, disposti orizzontalmente e alti mediamente 60 cm. L'innesto tra gli archi e la muratura era assicurato da appositi blocchi sagomati, con incassi diagonali ricavati per ospitare e serrare parte del primo concio dell'arco, come si può vedere in questa slide, in cui uno di questi blocchi fratturato, tra l'altro, è stato riposizionato. Questi dati permettono di ricostruire l'originario schema planimetrico della cisterna, che nella sua prima fase edilizia venne realizzata reiterando un modulo ampio mediamente 1,7 m, pare la lunghezza di un'imposta e del tratto di muro di tamponamento tra essa e quella successiva. Se ne ricava una galleria scandita in senso nord-sud da 26 snelle arcate a tutto sesto, spesse generalmente tra i 40 e i 60 cm. L'interno dell'invaso presenta poi una serie di 7 divisori che definiscono una sequenza di vasche per la decantazione dell'acqua ed è stato appurato che tutti i 7 risultano perfettamente in fase con le murature perimetrali. Attualmente solo il vano 1 è stato indagato per una discreta profondità, anche se lo scavo non è stato completato proprio a causa dei grandi blocchi visibili in questa slide e che sono stati trovati in crollo al suo interno. Si tratta di elementi architettonici pertinenti alla prima fase edilizia, un dato che consentirebbe di supporre che almeno in questa parte della cisterna la copertura di prima fase fosse rimasta a lungo. Tra cui si segnalano appunto in crollo alcuni conci di arco, 4 grandi lastre di copertura spesse circa 30 cm e un blocco triangolare con un lato ad andamento curvilineo che per dimensioni e forma è identificabile in un frenello. Le dimensioni di questi elementi permettono di ricostruire un sistema di copertura composto da lastre rettangolari
che costituivano una sorta di piattaforma praticabile addossata al primo gradino dello stadio. Una serie di interventi successivi, ascrivibili ad un'unica fase di ristrutturazione genericamente attribuibile all'età romana, modificarono considerevolmente l'assetto della costruzione, forse proprio a causa di un cedimento del crollo della copertura d'archi. Tracce di questo intervento si riscontrano soprattutto nelle murature del vano 6, che è il vano più meridionale, è disposto, collocato a meridione della cisterna. Ed è quello ricostruito in assonometria in questa immagine. Proprio qui, sulle imposte degli archi di prima fase, si appoggiano i conci delle nuove arcate, che vanno quasi a raddoppiare la larghezza di quelle precedenti. Le imposte degli archi di seconda fase gettano rispetto al filo della parete, insistono su quelle degli archi più antichi, sia sui blocchi dei loro interassi, andando a compromettere quindi l'originaria distribuzione delle arcate. I nuovi archi si dispongono in intervalli variabili e i blocchi delle pareti sono spesso scalpellati per accogliere l'ingombro dei conci inferiori. Questo secondo intervento dota la cisterna di arcate decisamente più massicce e si caratterizza non solo per una tecnica costruttiva meno accurata, con blocchi di dimensioni minori non più allineati in filari regolari, ma anche per l'impiego di abbondante malta tra i giunti e di spolia. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Bene, allora io ringrazio Roberta e Paolo per il loro contributo. In particolare, insomma, Paolo ha introdotto qual è adesso il tema della seconda parte del mio intervento. Un attimo solo che andiamo a recuperare la presentazione. Si vede, vero? Sì, sì, Guinaldo. Sì, che si riconnette un po' al discorso che facevo ovviamente prima, cioè a quando ho parlato di darwinismo delle costruzioni storiche, cioè le costruzioni storiche hanno una loro dinamica, molto spesso si evolvono durante appunto la loro esistenza, per adattarsi non solo a esigenze di carattere funzionale, ma anche per superare quelle che possono essere delle eventuali insufficienze nei confronti delle funzioni che devono svolgere, in particolare delle funzioni strutturali. Ora, nel penso 2017, forse Roberta si ricorda meglio, io visitai questa missione del Politecnico di Bari presso il sito di Billis e appunto loro lavoravano su questa cisterna e insomma nacquero degli interrogativi legati al fatto che la copertura, come avete visto prima, è stata ricostruita. Quindi siamo passati da una copertura, peraltro realizzata con una tecnica più raffinata, come evidente in genere è di epoca ellenistica, ha una copertura più disordinata di seconda fase che poneva, diciamo, due interrogativi. Uno, se per caso l'averla allargato le dimensioni degli archi poteva avere una qualche funzione strutturale, e questo, diciamo, è difficilmente asseribile, e soprattutto, e su questo appunto invece lavoreremo, se la variazione introdotta nell'innalzamento del piano d'imposta degli archi potesse avere una qualche ragion d'essere dal punto di vista strutturale. Ora, per rispondere a questi interrogativi, io cercherò di, come dire, minimizzare qualunque tipo di uso di linguaggio matematico o comunque non comprensibile a chi non ha una formazione ingegneristica o architettonica, e appunto cercherò di sviluppare un discorso che però richiede alcune premesse. Una prima premessa è che
dobbiamo un po' ricordare che cosa, diciamo, è un terremoto, insomma, in particolare come l'intensità sismica può variare da punto a punto del globo terrestre, per dare appunto ragione di eventi come quelli che vediamo nelle slide, che inevitabilmente creano non solo perdite di patrimonio, ma anche purtroppo di vite umane. Qui per esempio vi ho raffigurato la fortezza di Argebam in Iran, un luogo meraviglioso che però nel 2003 è stato praticamente ridotto in un cumulo di macerie, come vedete qui sotto, da un forte terremoto che adesso è in fase di restauro e forse addirittura ultimato. Ma di questi esempi ne abbiamo tanti, sono solo, diciamo, delle immagini per farci capire come i terremoti possono avere effetti devastanti sul nostro patrimonio e molto spesso non più recuperabili. Ora, questa tavola che vedete qui rappresenta la intensità prevista dei terremoti nel globo terrestre. Perché dico intensità prevista? Perché il terremoto è un fatto aleatorio, è come la pioggia. Noi possiamo consultare degli strumenti di previsione meteorologica, cosa che facciamo sistematicamente, che ci diranno che probabilità, anzi non ci dicono la probabilità, loro ci dicono che domani piove o non piove, quando piove, ma in realtà dietro ci sono dei modelli di simulazione matematica che, studiando dal punto di vista probabilistico l'evento pioggia, alla fine consentono a questi siti di previsione di dirci cosa può succedere o meno. Prevedere i terremoti invece è molto più complesso e comunque è un'attività che richiede delle conoscenze, diciamo, trasversali, importanti, che, su cui qui non posso stare a soffermarmi. Quello che vi posso dire è certamente questo, che oramai oggi abbiamo dei modelli geofisici, come quelli che sono la base di queste mappe, che permettono di capire qual è l'intensità attesa. Ciò che non sappiamo ancora prevedere è quando un terremoto di intensità rilevante può avvenire. Giusto per capirci, nella scala che vedete qui sotto, quella di falsi colori, si passa dal bianco a rosso intenso per indicare la accelerazione di picco al suolo, quella che nel nostro gergo si chiama PGA, che abbia il 10% di probabilità di essere superata in 50 anni. Quindi, essendo un fenomeno aleatorio il terremoto, l'unica cosa che si può fare è stabilire un orizzonte temporale, tipico quello dei 50 anni per fatti che adesso non vi sto a dire, e quindi individuare qual è la massima intensità sismica che ci si attende in questi 5 anni con una certa probabilità di eccedenza, che significa che se in questa zona ho l'intensità che corrisponde al colore rosso, c'è comunque il 10%, l'intensità stimata che corrisponde al colore rosso, c'è comunque il 10% di probabilità che nei miei 50 anni di osservazione questa intensità possa essere superata. È molto curiosa questa mappa dell'intensità sismica, o meglio del rischio sismico, perché a ben guardare sembrerebbe che tutte le zone o la maggior parte delle zone in cui la civiltà umana si è sviluppata, e quindi vediamo l'area del Mediterraneo, il Medio Oriente, il Giappone, tutta questa dossale dell'America Latina, sono zone a elevatissimo rischio sismico, come se ci fosse una sorta di cupio di solvi, come se l'uomo tendesse, non so per quale ragione, a essere attratto da queste zone sismiche. È un tema probabilmente, diciamo, che merita di essere indagato, ma non lo faremo in questo caso, mentre noi zoomeremo all'Europa, dove vediamo di nuovo lo stesso tipo di mappa, ovvero sia in falsi colori è indicata l'accelerazione di picco al suolo con 10% di probabilità di eccedenza in 50 anni. E vediamo che la mappa sembrerebbe duplicata. In realtà quella che vedete qui sotto è una mappa di previsione,
cioè qui sotto c'è uno studio di simulazione geofisica, dei modelli matematici che hanno portato a fare questa previsione. Quindi questa guarda una previsione futura, mentre la mappa di qui sopra è una mappa storica, cioè questi pallini che vedete corrispondono all'intensità dei terremoti in base al colore che si sono registrati nel passato. E quindi chiaramente vediamo come i nostri modelli hanno una certa affidabilità, perché vedete che la sovrapponibilità fra gli eventi che si sono avuti in passato e gli eventi che i nostri modelli geofisici prevedono sono abbastanza, è abbastanza, insomma, notevole. E che cosa vediamo adesso? Che, vabbè, al di là del fatto che c'è chi se la passa peggio di noi, vediamo la Turchia che è attraversata da queste due strisce di terra ad altissima intensità sismica, una che passa proprio per Istanbul, dove voi forse sapete che è atteso un grande terremoto nei prossimi decenni, non si può sapere quando, però comunque è atteso. Vediamo che, anzi faccio uno zoom così lo vediamo un po' meglio, riconosciamo in Italia quelle che sono le zone tradizionalmente riconosciute come a maggiore rischio sismico, per cui la dorsale appenninica che si prolunga fino alla Calabria, qui abbiamo lo stretto di Messina e Reggio dove c'è stato un famosissimo terremoto all'inizio del Novecento, però vediamo anche che c'è chi se la passa peggio di noi, perché l'Albania, io questa è una cosa che diciamo ho appreso riflettendo su queste cose, in realtà è una terra che ha una pericolosità sismica ancora superiore a quella dell'Italia, certamente superiore a quella mediamente presente in Puglia, tant'è vero che hanno avuto di recente quel terremoto a Durazzo di cui probabilmente sapete. E andando a zoomare ancora di più, entrando nel territorio albanese, vediamo che non solo... Ah, scusate, torno indietro, mi piace farvi capire un po' che significano questi numeri. Beh, dire per esempio come può accadere in questa zona che c'è un rischio di un'accelerazione al suolo di 0,5 g, significa che l'edificio può essere soggetto a una forza orizzontale che è praticamente pari alla metà del suo peso. Giusto per darvi un'idea, se voi andate, siete passeggeri di una macchina e il guidatore frena molto bruscamente, la forza che tende a proiettarvi in avanti verso il cruscotto ha valori che sono nell'intorno di questo numero, talvolta anche un po' superiori, giusto per dirvi quanto violenta può essere l'azione sismica sugli edifici. Allora, questa invece mappa che vi stavo facendo vedere prima dell'Albania, la collocazione di Billis è quella di questo puntino blu, ci fa vedere che Billis è in una delle zone a più elevato rischio sismico. Zone in cui si sono verificati terremoti importanti, vedete questi sono i terremoti importanti dal 2150 prima di Cristo al 2010, e vedete che si è avuto un terremoto fra 6 e 7 della scala Richter proprio vicino Billis. Non ci dice quando, ma ci dice che c'è stato. E quindi che cosa deduciamo da questo tipo di analisi? Deduciamo che il sito archeologico che stavamo guardando è un sito che può essere stato oggetto nella sua storia di azioni sismiche rilevanti, tanto che possono aver motivato un crollo della copertura della cisterna e una sua ricostruzione. E vi anticipo già adesso quale sarà la conclusione di questa analisi, che non solo l'analisi mostra come l'azione sismica attesa in queste zone è paragonabile a quella che avrebbe potuto far crollare la copertura di prima fase. Quindi la risposta alla domanda, ma può essere che sia stata ricostruita la copertura perché era crollata per effetto di un terremoto? La risposta è certamente sì.
La seconda cosa, che a mio modo di vedere è molto più interessante, è che gli antichi abitanti di Billis non solo hanno saputo ricostruire la cisterna, ma hanno saputo ricostruire bene, cioè hanno saputo ricostruirla conferendo alle strutture una capacità sismica maggiore di quella che era richiesta per la sopravvivenza della copertura stessa. Fatta questa premessa sul sisma, vediamo adesso qual è la metodologia che utilizzeremo per fare questo tipo di analisi. La metodologia è quella che si chiama analisi limite. Ora qui le didascalie le troverete in inglese, prese da un corso che ho fatto in inglese, sarà certamente possibile il discorso. Se uno di voi chiedesse a me come professore di scienza delle costruzioni che cos'è la muratura dal punto di vista strutturale, io dovrei fargli vedere delle pagine e pagine di formule matematiche complicatissime che di certo, come dire, scoraggerebbero anche il più appassionato di voi. Adesso non so se c'è per esempio il dottorando Casa, Giacomo Casa, che ha il tema, insomma, sul restauro architettonico nelle aree sismiche, ma diciamo anche uno che ci deve lavorare, se dovesse vedere dal punto di vista della modellazione meccanica, della modellazione matematica, cos'è una muratura, diciamo che avrebbe uno shock notevole. Ma non è necessario, anzi addirittura vedremo come spesso non è desiderabile, quando si parla di murature storiche, mettere in campo dei modelli così complessi. Ma questa non è una rinuncia, bensì un guadagno. Perché? Guardiamo per esempio questa fotografia che ho fatto un edificio a Napoli. Ora, come vedete, questa muratura ha un livello di eterogeneità pazzesco, perché convivono nello stesso paramento murario a pochi centimetri di distanza materiali di carattere estremamente diverso. Si capisce come qui siano state aperte e chiuse bucature, come ci siano leganti di tipo diverso, eccetera. Allora, diciamo che il meccanismo, cioè la riflessione che viene fuori, è quella che non è opportuno utilizzare modelli molto complessi che richiedono una conoscenza, direi quasi puntuale, delle capacità meccaniche della muratura, ma è invece più opportuno, quando si ha a che fare con murature storiche che presentano sistematicamente queste problematiche, puntare ad approcci che permettano in maniera molto più efficace di guardare al problema della loro capacità portante, cioè di quali sono i carichi massimi che possono sopportare. L'analisi limite è infatti considerata oggi lo strumento più affidabile per l'analisi strutturale delle costruzioni storiche in muratura, specialmente per quanto riguarda il caso delle strutture curve, quindi gli archi, le volte e le cupole, che sono le strutture che sono resistenti, come si dice, per forma, e quindi la cui resistenza, come dicevo prima, dipende non tanto dalla capacità dei materiali di avere più o meno margine per sopportare i carichi, ma dipende essenzialmente dalla loro geometria. Questo tipo di approccio, che oggi noi riteniamo il più conveniente per queste applicazioni, fu cominciato intorno agli anni 60, un po' in parallelo, in Inghilterra da un certo Hyman e in Italia da una scuola che si fa risalire a personaggi come Salvatore Di Pasquale, Giuffrè, che probabilmente avete anche sentito nominare. In sostanza, il modello di riferimento per questi studi assume che la muratura sia del tutto non resistente a trazione. Quindi, se io avessi due conci di muratura, li volessi staccare, dovrei applicare uno sforzo nullo, salvo quello per vincere il peso. Non c'è nessuna coesione fra i due conci. Che la muratura ha una resistenza a compressione infinita,
Questo non è vero, le murature, diciamo, se io schiaccio un concio di muratura si rompe. Ma cosa significa questa ipotesi? Che in realtà gli sforzi che abbiamo nelle costruzioni sono talmente bassi rispetto alla resistenza del materiale che possono essere trascurati. Che ha infinita resistenza a taglio, cioè non si possono verificare scorrimenti fra un concio e l'altro, e questo è vero soprattutto se la muratura è ben fatta, e che la muratura non si deformi elasticamente. Anche questa è un'assunzione. Sotto questi, diciamo, sotto queste ipotesi è possibile formulare in maniera rigorosa. Quando dico rigorosa significa che al di là delle parole che vedete scritte, dietro c'è una matematica, ci sono delle dimostrazioni matematiche che permettono di sviluppare dei metodi di analisi delle costruzioni murarie che prescindono completamente, il materiale è cancellato, prescindono dalla resistenza del materiale. Questo può essere, come devo dire, sorprendente per alcuni che non sono addentro a queste cose, ma in realtà è, diciamo, quanto legge meglio il comportamento delle costruzioni storiche. Ed è possibile dimostrare che se è possibile trovare un sistema di forze interne che equilibra i carichi e che corrisponde, adesso questi termini li vedremo nel dettaglio, che corrisponde a una linea delle pressioni interamente contenuta nello spessore della muratura, allora la muratura può sopportare questi carichi. Ora, quindi, la ricerca di una condizione di equilibrio sicuro per la muratura può essere ricondotta a delle costruzioni grafiche che è interessante per voi conoscerle, perché le potete fare anche voi, e non dico voi solo agli architetti, che certamente potrebbero fare questo e anche altro, ma sono costruzioni grafiche che, almeno nelle loro, diciamo, forme più elementari, possono fare anche, per esempio, gli archeologi. Sono costruzioni grafiche molto semplici. Il concetto è, diciamo, rappresentato in questo esempio, dove vediamo, per esempio, tre colonne che hanno tre larghezze diverse, tutte soggette al loro peso. Ora, se al peso aggiungiamo una forza orizzontale uguale, quindi immaginiamo di spingere sulla colonna 1, sulla colonna 2 e sulla colonna 3, che succede? Che vedete che la risultante di queste forze, dovreste sapere, insomma, che la risultante di due vettori è diretta come la diagonale, esce fuori dall'area d'impronta della prima, è, diciamo, interamente, cioè, come dire, va a finire esattamente nello spigolo della seconda, mentre è interamente contenuta nella terza. Cosa vorrà dire? Che la prima colonna si ribalterà sotto questa forza. Le forze sono tutte uguali, quelle orizzontali. La seconda sarà in equilibrio ma al limite, mentre la terza rimane perfettamente in equilibrio. Se noi facciamo il discorso inverso, noi possiamo trovare qual è la forza orizzontale, vedete questa freccetta piccolissima qui, questa freccetta un po' più grande qui, questa freccetta ancora più grande a destra, qual è la massima forza orizzontale che queste colonne possono sopportare prima di ribaltarsi. E quindi avete visto che un problema di resistenza al ribaltamento, ma vi ho detto prima che il ribaltamento dice molto del comportamento delle strutture al sisma, può essere ricondotto a un semplicissimo problema geometrico. Dal punto di vista matematico, teorico, questa cosa corrisponde a un teorema che si chiama teorema del limite inferiore per le strutture in muratura. E la cosa molto interessante, cioè scritto qui, che questo teorema, che peraltro talvolta è esprimibile in regole della statica grafica, ci aiuta, ci consente di rileggere in chiave razionale, cioè in chiave matematicamente fondata, l'intera conoscenza delle regole tradizionali dei maestri muratori, e che comunque, sebbene le regole di dimensionamento classiche e questi approcci partono da due punti completamente diversi, una è una teoria, diciamo,
matematica moderna, l'altra sono regole empiriche passate, comunque la conclusione è la stessa, cioè la sicurezza di una costruzione in muratura è legata alla sua geometria più che alla resistenza del materiale, che ha una influenza secondaria. Ora, quali sono, diciamo, le regole a cui sto facendo riferimento? Anche qui farò una digressione molto molto veloce. Beh, voi dovreste sapere che i costruttori del passato, qualora hanno cominciato a farlo, perché prima la trasmissione di queste conoscenze non era neanche, non avveniva neanche per iscritto, o non, comunque non ci sono, diciamo, trattati che ce le hanno tramandate, per esempio, il rapporto fra la luce di un arco e la dimensione del predetto viene demandato a regole di proporzione geometrica, così come, ad esempio, fu scoperto da Robert Hooke alla fine del 600 che la forma di una costruzione ad arco in muratura che sia uniformemente compressa, cioè in cui in tutte le sezioni c'è lo stesso sforzo di compressione, è la forma inversa di una catenaria, cioè di una catena sospesa fra due punti sotto il suo peso. Huck era un burlone, Huck bisognerebbe parlare, potrebbe fare un seminario solo sulla vita di Huck, una persona viziosa e dedita agli scherzi, che tramandava le sue scoperte scientifiche in anagrammi. L'anagramma che vedete qui sopra ricostruito è quello espresso da queste lettere. E questa cosa, che appunto a cui Huck, che era un medico, pervenne a fine del 600, era però già nota agli antichi, perché al di là di questa notissima costruzione del Poleni sulla cupola di San Pietro, che è certamente precedente, per esempio, qui vi ho riportato un'immagine della copertura del salone del Palazzo Reale di Ctesifonte, che mostra chiaramente, per effetto che in parte collassata, una forma straordinariamente simile a quella della catenaria perfetta, facendo vedere che appunto era stato possibile costruire un edificio di luce così grande. Adesso non mi ricordo i dati metrici, certamente qui stiamo parlando di una trentina di metri probabilmente di luce, intuendo qual era la forma da conferire alla copertura. E questa intuizione non è l'intuizione del singolo, come noi oggi siamo portati a pensare, no, che c'è un singolo che raggiunge l'idea vincente. No, l'intuizione qui in realtà è una selezione di forme durante i secoli. Le coperture che magari avevano avuto la velleità di coprire queste luci, ma non avevano la forma giusta, sono crollate, oggi non le conosciamo. Conosciamo questa perché ha la forma giusta. Ora, in particolare, quando noi abbiamo una struttura curva in muratura che è soggetta a una serie di carichi, possiamo rappresentare graficamente come i carichi si trasmettono fino alle strutture di supporto mediante il tracciamento della cosiddetta linea delle pressioni, che è quella che vedete rappresentata in questo disegno, e che io cercherò, sperando di farlo e nei tempi consentiti, ovviamente, ripeto, io poi sono disponibile per coloro i quali invece volessero avere una maggiore conoscenza di queste cose, a fare delle lezioni, dei seminari, poi vediamo come ci vogliamo organizzare, dedicati a chi appunto non vuole solo una conoscenza epidermica, ma ci vuole entrare dentro. Quindi questa linea che vedete piano piano si incurva passando dalla chiave fino alle imposte, rappresenta la risultante degli sforzi che via via i conci acquisiscono per il fatto che sono pesanti e che portano dei carichi che stanno al loro estradosso, e che quindi, vedete, fa sì che alla fine l'arco scarichi sulle strutture di supporto. In base a quello che abbiamo detto prima,
se noi riusciamo a tracciare una linea che sia interamente contenuta nello spessore dell'arco, beh, allora possiamo dire che l'arco certamente non si romperà sotto questi carichi. Qual è il problema? Io ho detto, se riusciamo a tracciare una linea, ma, e adesso chiaramente è impossibile farmi capire da chi non ha una base di queste cose, in realtà noi possiamo costruire un arco infinite a tre possibili curve delle pressioni equilibrate. Non esiste una sola, ne sono infinite quelle possibili. Ma la cosa, diciamo, se volete, straordinaria di questo approccio è che basta che ne troviamo una, purché sia contenuta nello spessore dell'arco, allora l'arco sarà stabile. Questo tipo di, diciamo, analisi è stata applicata sia nel passato che anche, diciamo, più recentemente, per esempio per giustificare qual è la statica di costruzioni in muratura dalla complessità enorme, come per esempio le cattedrali gotiche, dove, non so, si riconosce che l'effetto, che la presenza di questi pinnacchi è fondamentale per far sì che la curva delle pressioni, vedete, si pieghi fino a rientrare nella colonna di supporto. Se non ci fosse questo pinnacchio, questa curva non rimarrebbe più, girerebbe più larga, non finirebbe nella colonna. E andando avanti, la costruzione, diciamo, di base per poter realizzare una curva delle pressioni è quella del poligono funicolare. Diciamo che la curva delle pressioni è una versione continua del poligono funicolare. Come noi possiamo immaginare che una circonferenza è, diciamo, l'approssimazione di un poligono regolare al tendere all'infinito del numero dei lati, la stessa cosa possiamo dirla per la curva delle pressioni. Se abbiamo un numero di lati finito, in realtà avremo un poligono funicolare, un poligono delle pressioni. Se, diciamo, facciamo il limite all'infinito, abbiamo una curva. Ora, questa slide che, diciamo, fa vedere un po' come si fa a costruire un poligono funicolare che approssimi una curva delle pressioni, nel caso di un arco, questo è un arco che per esempio regge un terrapieno, serve giusto per capire come si possa fare questa costruzione. Quindi innanzitutto noi suddividiamo l'arco in una serie di parti che possono corrispondere, ma anche no, ai conci reali dell'arco stesso, e quindi ogni parte sopporta il peso di se stesso più del materiale che il peso del materiale che ha sopra, e questi pesi sono rappresentati da queste freccette. Dopodiché si costruisce il poligono dei vettori, che ci permette di trovare qual è la risultante, ovvero sia la sommatoria di tutte queste forze, e con una ipotesi, ripeto, spiegare queste cose soprattutto a chi non le conosce richiederebbe del tempo soltanto per fargli capire come è fatta la costruzione, e non è il caso di farlo adesso, mentre potremmo farlo per chi è interessato. Ora, diciamo, aggiungendo tre condizioni, quindi imponendo che questo poligono passi per tre punti, perché degli infiniti possibili ne vogliamo trovare uno, che cosa facciamo? Costruiamo il cosiddetto polo che ci permette alla fine di proiettare il reciproco di questa figura, mandando le parallele dei lati che voi vedete qui, si ottiene quella che è la curva delle pressioni. Quindi una costruzione geometrica che, al di là del fatto che chiaramente sarà arcana nelle sue motivazioni, è una costruzione geometrica abbastanza semplice. Ora abbiamo detto che ci sono infinite a tre curve delle pressioni, ma ve ne sono alcune che hanno una funzione, come dire, di maggiore interesse dal punto di vista dell'analisi strutturale. Anche qui non so se voi avete il possesso di questa terminologia. Perché? Che succede? Voi dovete immaginare, faccio uno zoom affinché si capisca meglio, non si può fare zoom più matita. Voi dovete immaginare che la forza che l'arco trasmette alle imposte è, diciamo, tangente a questa linea.
Quindi che succede? Se la tangente è più verticale, come nel caso che abbiamo qui a linea continua, la componente orizzontale della forza trasmessa all'imposta, quella che si chiama spinta, no, quella che fa sì che le strutture voltate o ad arco tendano a fare dissestare le murature d'ambito perché tendono a farle ruotare, è chiaramente molto minore nel caso della linea continua, che infatti è la linea di minima spinta, molto maggiore nel caso della linea tratteggiata. Ora, normalmente, dopo che una struttura in muratura, diciamo, si è assestata, per esempio per effetto di inevitabili cedimenti delle fondazioni, delle strutture portate, in genere la struttura in muratura lavora nelle condizioni di minima spinta, che quindi ha maggiore, come dire, interesse dal punto di vista strutturale. Ma non solo. Quali altri, diciamo, studi si possono fare con questa costruzione geometrica? Beh, si può trovare qual è il massimo fattore di sicurezza geometrico, ovvero sia noi possiamo trovare quale sarebbe il minimo spessore dell'arco, vedete quello tratteggiato qui in mezzo, che sarebbe necessario per sopportare i carichi applicati. Per cui il rapporto fra lo spessore reale, quello a linea continua, e lo spessore tratteggiato, dell'arco tratteggiato, mi dice qual è il fattore di sicurezza. L'arco è 3 volte più spesso rispetto al minimo indispensabile. Qui abbiamo le soluzioni che abbiamo detto prima di massima e minima spinta, e qui abbiamo una cosa che adesso ci diventerà più utile, ovvero sia se oltre ai carichi verticali noi aggiungiamo dei carichi orizzontali. Che sono questi carichi orizzontali? Beh, sono quelli che vengono applicati a seguito del sisma. Questi carichi, si dice, rappresentano le forze di inerzia legate all'accelerazione sismica. Allora, che succede? Nel momento in cui questa forza non c'è, la curva delle pressioni, vedete, ha un andamento che è simmetrico. Ma quando noi aggiungiamo una forza orizzontale, la curva delle pressioni si deforma, perché naturalmente cambiano i carichi agenti, e tende a essere, diciamo, in quanto non più simmetrica, tende a uscire dal contorno dell'arco. Quindi se noi riusciamo a trovare la curva delle pressioni sotto i carichi orizzontali che rappresenta le condizioni limite di resistenza dell'arco, cioè l'ultima al deformarsi della curva arancione, giusto per capirci, verso sinistra, l'ultima curva che è interamente contenuta nello spessore dell'arco, allora possiamo calcolare che percentuale del peso l'arco può sopportare come azione sismica. Questo concetto mi sembra, diciamo, importante, per cui voglio ripeterlo tornando qua. Quindi abbiamo detto che l'azione sismica si esprime in G. G sarebbe l'accelerazione di gravità. Quindi un oggetto sottoposto al suo peso ha e sede di una forza verticale pari a 1G. L'accelerazione sismica, che per esempio in questo caso arriva a 0,5G, ci dice qual è la frazione del proprio peso, cioè della forza G, che il sisma imprime la struttura in senso orizzontale. Quindi se io torno, sperando di essermi fatto capire, se io torno alla slide precedente, nel momento in cui io trovo al variare della forza orizzontale, quindi io che faccio? Parto da zero, l'aumento, l'ultima, la forza più grande per cui è possibile che la curva delle pressioni sia interamente contenuta nell'arco, beh, in corrispondenza di questa io posso trovare qual è la percentuale del peso che rappresenta la massima azione sismica sopportabile dall'arco. Ora, queste costruzioni qui le facevano i nostri, diciamo, genitori, probabilmente. Magari l'ho fatte io quando ero studente, queste costruzioni a mano, perché oggi noi abbiamo degli strumenti di
diciamo, grafica computazionale, anche molto semplici, per esempio come GeoGebra. GeoGebra è un programma che io so che usano nelle scuole, insomma, per fare gli esercizi di geometria. Beh, noi possiamo implementare queste costruzioni all'interno di questi software che ci permettono di fare delle cose molto interessanti, perché noi possiamo cambiare a piacimento la curva delle pressioni, quindi possiamo sperimentare, invece di, come dire, esaurire le energie dopo che ne abbiamo trovata una buona, contenuta tutta all'interno dell'arco, beh, noi invece possiamo divertirci a vedere che succede cambiando le curve delle pressioni. Il concetto che possiamo, diciamo, impiegare, se questo ragionamento ci serve a fare l'analisi sismica di una costruzione in muratura, è quello del tilting. Se mi consentite una battuta, stiamo parlando di qualche cosa che è come, diciamo, la montagna in Maometto. Cioè, abbiamo detto che la forza sismica equivale a un'azione orizzontale che a un certo punto determina il collasso della struttura. Invece di aumentare la forza orizzontale, io che cosa posso fare? Posso inclinare l'oggetto. Quindi il tilting è quell'operazione grafica che, invece di farmi studiare tante curve delle pressioni all'aumentare della forza orizzontale, corrisponde all'inclinazione dell'oggetto dello studio, l'arco per esempio, fino al punto che la curva delle pressioni non sarà più contenuta al suo interno, e questo ci indica la forza sismica che attiva il meccanismo di collasso. Gli archi collassano perché si disgregano in blocchi. Ora, quindi, che cosa si fa? Siccome, se io inclino l'arco, in realtà è come se sto conferendo una componente orizzontale alla forza peso, no? Perché ve lo faccio vedere così. La forza peso dell'arco sarà qualcosa di questo genere. Se questo è il piano orizzontale reale, vedete che, avendo inclinato l'arco, la forza peso acquisisce una componente orizzontale rispetto al piano delle imposte. Ora, siccome il discorso che noi stiamo facendo si basa solo su considerazioni geometriche, a me non interessa l'entità delle forze, ma solo considerazioni geometriche, questa è una maniera che viene utilizzata in letteratura per poter effettuare l'analisi sismica. E che succede? Che l'inclinazione massima, alla quale, come vedete, corrisponde la condizione limite per la curva delle pressioni, che diviene tangente all'intradosso e all'estradosso dell'arco, per cui se le inclinassi di più questa curva uscirebbe fuori, beh, l'inclinazione massima, o meglio la tangente dell'angolo di inclinazione massima, mi rappresenta la percentuale di forza peso che costituisce la massima azione sismica sopportabile della costruzione. Questo posso farlo per gli archi, ma posso farlo anche per strutture più complesse. Questo video, per esempio, vi fa vedere come, utilizzando GeoGebra, sia possibile, insomma, muovendo dei cursori, vedete, adattare la curva delle pressioni fino a cercare qual è l'angolo di rotazione massima che me la rende interamente contenuta nella costruzione stessa. Ora, queste metodologie, vi ripeto, sono cose davvero elementari, eh? Non stiamo parlando di equazioni differenziali o altre cose con cui gli ingegneri sono abituati a lavorare. Possono essere applicate per studiare varie cose. Per esempio, qui vi faccio vedere, giusto a livello così di informazione, l'applicazione di questo metodo per studiare come si comporta questo colonnato del palazzo del sedile di Bari, se sollecitato a forze nel suo piano, no? Per cui, innanzitutto, è stato studiato l'equilibrio sotto i carichi gravitazionali.
E dopodiché, vedendo peraltro che questi pinnacoli hanno una funzione non trascurabile nel centrare le forze nell'ambito delle colonne, e poi è stato fatto un'analisi di tilting che ha portato a trovare un angolo di inclinazione limite di 14,5 gradi, cui corrisponde un'accelerazione orizzontale di 1/4 g, 0,25 g, che, diciamo, per chi si intende di queste cose, è un'accelerazione superiore a quella, diciamo, che mediamente si attende a Bari con tempi di ritorno, diciamo, normali. Quindi cosa vuol dire? Che questa struttura è capace di resistere, infatti non ha subito alcun dissesto, ai terremoti che sono potenzialmente attesi nella città di Bari. Fatta questa premessa, quindi ritorniamo, giungiamo all'applicazione di questa metodologia per lo studio delle fasi costruttive della cisterna di Billis. Abbiamo detto che, al di là del fatto che in questa zona si notano degli incassi che probabilmente supportavano delle travi lignee, che quindi probabilmente c'è un'altra insomma un altro tipo di struttura di copertura o di genere simile che riguarda questa zona, il nostro oggetto di studio, che è la parte sud della cisterna, è scandito in due fasi. Una prima, dove gli appoggi degli archi erano questi, quindi avevamo archi più stretti con imposta più bassa, e una seconda invece dove le imposte degli archi si alzano. E quindi abbiamo degli archi che, oltre a diventare più larghi, qui c'è la fantasiosa ricostruzione che hanno fatto gli albanesi, che probabilmente non avevano neanche la minima cognizione di come poteva essere fatta la copertura, quindi hanno pensato che ci fossero dei conci che, come dire, completavano la volta, ma in realtà dobbiamo pensare che più propriamente il sistema costruttivo, come abbiamo visto, prevedeva dei frenelli su cui veniva impostata una copertura piana. Quindi la domanda a cui noi abbiamo cercato di rispondere è se l'innalzamento del piano di imposta delle volte dai più bassi e più anche stretti conci di imposta della prima fase ai più alti e anche più larghi conci della seconda fase avesse una ragion d'essere. Bene, quindi immaginando che la costruzione fosse fatta come ci ha fatto vedere Paolo, quindi avesse una serie di arcate consecutive, dei frenelli che costituivano l'appoggio per delle lastre sagomate a T che permettevano di avere un estradosso piano, sono stati stimati i carichi agenti sulle arcate, in particolare qui vediamo le arcate di prima fase, e sulle arcate di prima fase, che sono quelle che vedete, questi disegni che sono qui, non sono altro che rappresentanti del peso che grava su ciascun concio, sono state trovate le massime e minime spinte, il fattore di sicurezza geometrico. Vedete che se io ingrandisco, dal punto di vista dei carichi statici, il fattore di sicurezza geometrico di quest'arco è enorme, cioè l'arco di minimo spessore, questo piccolino che vedete qui in mezzo, mentre l'arco ha uno spessore ampiamente sovrabbondante, e con un'analisi di tilting il massimo angolo a cui l'arco si può inclinare affinché si possa trovare una curva delle pressioni interamente contenuta al suo interno. A questo alfa 24 gradi corrisponde un'accelerazione orizzontale di 0,44 g. Se noi passiamo all'arco di seconda fase, che avendo le imposte rialzate, l'ipotesi qual è? Che l'estradosso dovesse essere sempre la stessa quota, perché peraltro abbiamo delle limitazioni legate al fatto che la cisterna è immediatamente davanti alle gradinate dello stadio, quindi se si fosse alzato l'estradosso di copertura avremmo impedito la visibilità dello stadio. Comunque l'ipotesi è che quindi l'innalzamento delle imposte abbia
diciamo, sia, vedete, questo è quello dell'arco di prima fase, quest'angolo in inglese si chiama embrace, adesso il termine italiano mi sfugge, quindi l'angolo di apertura dell'arco per effetto dell'innalzamento delle imposte è diminuito come vedete qui. Anche in questo caso abbiamo trovato le curve di massima e minima spinta, il fattore di sicurezza geometrico, ma la cosa più interessante è che, essendo quest'arco molto ribassato, diciamo tendente quasi a una piatta banda, si è riusciti a trovare con prove di tilting una curva delle pressioni contenute interno al suo spessore fino a un angolo di 45 gradi. Un angolo di 45 gradi è una tangente uguale a 1, quindi stiamo parlando di un'accelerazione sismica pari a 1 G. Un attimo, com'è che non fa? Ecco. Ora, se noi guardiamo la mappa di probabilità sismica, di rischio sismico dell'Albania, beh, con un periodo, no, con la solita logica dei accelerazione massima al suolo con il 10% di probabilità di eccedenza a 50 anni, che corrisponde a un periodo di ritorno di 475 anni, non posso entrare in questi dettagli, beh, che succede che l'accelerazione sismica che oggi prevediamo in questi siti è, diciamo, fra 0,3 e 0,36 G, ma questo non significa che non possano essere successi dei terremoti di intensità superiore, come per esempio mostra la registrazione di un terremoto di intensità compresa fra i 6 e i 7 gradi della scala Richter proprio in prossimità di Billis. Allora, la conclusione di questa analisi che è stata svolta, torniamo qua, la conclusione di questa analisi che è stata svolta è la seguente, che l'arco di prima fase, sebbene avesse già un dimensionamento certamente sovrabbondante per i carichi statici, ma efficiente anche per azioni sismiche abbastanza forti, 0,44 G, probabilmente è stato colpito nel tempo da terremoti, un terremoto di intensità superiore. Quelle che vi ho fatto vedere nelle mappe sono le accelerazioni che si usano per i progetti delle nuove costruzioni, che comunque devono fare i conti con una, diciamo, sostenibilità economica dell'intervento costruttivo e che non, diciamo, guardano a eventi eccezionali di intensità eccezionale. Bene, quindi è facile con quei dati al contorno prevedere che questa accelerazione di 0,44 G possa essere stata superata e che quindi l'arco sia potuto collassare durante il suo esercizio. Quello che è certo è che invece la modifica della geometria dell'arco che si è avuta nella seconda fase con il rialzo delle imposte gli ha conferito una capacità sismica molto superiore, passiamo a 1 G, e che quindi questo abbia corrisposto, diciamo, a un'evoluzione della specie per questa struttura che si è adattata maggiormente alla sismicità del luogo. Era un esempio, concludo, per farvi capire come, diciamo, la lente, l'occhio, il contributo delle strutture possa andare. Io apposta potevo, che so, farvi vedere come si fa un consolidamento, no? Oppure, non so, cose di, diciamo, maggiore che, insomma, uno si aspetta maggiormente di vedere se si parla di strutture applicate all'architettura. E invece volutamente vi ho voluto, come dire, mostrare come le strutture possono costituire un punto di vista che ci possa permettere anche di risolvere dei problemi che sono di carattere storico, cioè che ci permettono di capire come e perché una costruzione abbia avuto una sua evoluzione nel tempo, e con questo
direi che posso concludere, per cui io interrompo la presentazione. E sperando che ci siano dei sopravvissuti, un attimo che devo tornare, facciamo così che è meglio, devo tornare alla scheda di Meet, quindi interrompo la presentazione e sperando che ci siano dei sopravvissuti che abbiano addirittura voglia di fare delle domande, passo appunto a voi la parola per curiosità, ma anche per sapere se ci sono delle tematiche che possono essere sviluppate a supporto delle vostre ricerche. Da Guinaldo, posso fare io una domanda, ma molto rapida? Ciao Monica. Ho anticipato di qualche secondo Tommaso. Vai, vai Monica. Volevo soltanto sapere se nel calcolo può essere di qualche differenza la cisterna piena o la cisterna vuota. Ma dipende dal livello che raggiunge l'acqua. Io ritengo che l'acqua non arrivasse ad ambire la copertura e quindi questa cosa qui... essendo le cisterne interrate in roccia, probabilmente non aveva nessun effetto. Certamente, se invece abbiamo una struttura in elevato che può, o parzialmente in elevato, è chiaro che l'acqua spinge. Anzi, non solo spinge, ma spinge dinamicamente, no? C'è l'effetto cosiddetto sloshing, che fa, siccome l'acqua e la struttura si muovono in maniera asincrona, se si muovessero sincronicamente non succederebbe niente. Il problema è che siccome si muovono con frequenze diverse, a un certo punto che succede che l'acqua va in controfase e quindi esercita un'azione ancora più forte sulle, potrebbe esercitare un'azione ancora più forte sulle pareti. Il problema dei serbatoi. Ti devo segnalare allora la cisterna di Pleuron in Etolia, che è formata da una serie di camere parallele, peraltro disposte su un terreno in pendenza. Mi sarei aspettata al termine, a valle, dei contrafforti. Tra l'altro queste camere sono tutte comunicanti, per cui l'acqua è passante. E invece no, c'è un muro relativamente sottile anche. Però questo non si può fare con la statica grafica. Questa è una cosa che richiede degli strumenti un po' più sofisticati di analisi. Questo è un tipo di analisi che apre una serie di spunti troppo importanti per non essere di interesse per la storia, insomma. Grazie, scusami Tommaso. Allora, io ne approfitto innanzitutto per ringraziare Aguinaldo, perché ho imparato un sacco di cose che non conoscevo. Non mi fa vedere che sono rosso, però mi fai diventare rosso. Mi scuso per Giacomo, che oggi è riuscito a avere la prenotazione alla American Academy per l'accesso alla biblioteca, e siccome la prossima è a luglio, allora gli ho dato il permesso di andare a sfruttare questa possibilità, ma seguirà poi... Non può seguire. Sì, poi dopo su YouTube, e poi penso che sarà necessario organizzare, insomma, sicuramente una... Se, vista la tua disponibilità, insomma, un supplemento per almeno dare gli strumenti, ecco, per leggere anche la documentazione scientifica e porsi giustamente le domande. Mi sembra che sia veramente interessante anche proprio come strumento dal punto di vista degli archeologi, insomma, per porre delle domande in più rispetto a quelle che normalmente facciamo a questo genere di documentazione. Per un attimo, uno dei docenti di quella scuola che ho fatto vedere, che si terrà da Nagni, che si chiama John Oxendorf, è stato il direttore dell'American Academy a Roma fino all'anno scorso. Quindi, giusto per farti capire che c'è una, insomma, vicinanza di cose notevole. Beh, ecco, una cosa che mi ha molto interessato è questa idea, cioè il fatto che i materiali in qualche modo
continuo, se ho capito bene, meno della, della forma geometrica del, del costruito nel determinare la reazione, diciamo, la, la capacità di resistenza anche appunto alle sollecitazioni sismiche. Cioè, un po' dal punto di vista degli archeologi, una sorta di ideologia del della materia, dei materiali, come un elemento di, assolutamente dirimente, no? Nella definizione poi delle qualità, ecco, di questi manufatti architettonici. Quindi mi sembra invece interessante valutare quest'altra prospettiva. No, niente, poi chiudo invece con un discorso proprio di confronti. Sì, effettivamente a Tripolis al Meandro c'è un grande edificio, un magazzino che ha una struttura simile, ma in Asia Minore, questo mi sembra anche importante sottolinearlo, questa tecnologia, diciamo, queste soluzioni con i grandi arconi che, su cui poi si impostano lastroni di copertura, è utilizzato in modo trasversale. A Hierapolis, per esempio, è utilizzato sia per reggere il palcoscenico del teatro, ma per esempio per anche reggere il, i vani che erano collocati nel, nel retroscena, sempre con grandi archi su cui si impostano poi appunto grandi lastre litiche. Grazie. Sì, allora se diciamo che ti rispondo soprattutto sulla questione dei materiali, che era un po' il messaggio che questa presentazione, uno dei messaggi, io ripeto, ho deciso nel fare questo intervento di presentare tante tracce, perché penso che per chi non è addentro a queste cose, appunto, molti possibili temi di interazione siano sconosciuti ed era opportuno farli vedere. Io tieni conto che dal punto di vista dell'origine culturale, no, se ci fosse il professor Volpe, il mio, diciamo, maestro, che è il professor Marzano, nel nostro ambiente era considerato un materialista, cioè uno che si occupa di meccanica dei materiali, no? Quindi il salto sembra lungo. In realtà bisogna distinguere due cose: la deformabilità e la resistenza. Allora, se io per esempio ho un elemento tipo questa bacchetta e voglio sapere, applicando una forza, di quanto si inflette, devo per forza mettere in gioco le capacità del materiale, e su questo, questo è ineludibile anche per una costruzione in muratura. Se io volessi sapere come si deforma, sarei obbligato a introdurre delle proprietà che sono le classiche proprietà meccaniche, insomma, che sono il nostro pane quotidiano. Diverso il discorso della resistenza. Perché io sono dovuto andare un po' veloce, però nel momento in cui tu convieni sul fatto che la resistenza a trazione sia molto bassa, e comunque se c'è il limite è migliorativa, di certo non è peggiorativa, e per le costruzioni che sono realizzate in pietra a secco o comunque sono realizzate con i leganti tradizionali, la resistenza a trazione è bassa. Io non sto parlando della resistenza a trazione del blocco, nessuno di noi riuscirà a rompere un blocco di pietra a mano. La muratura, non lo dico ovviamente a te, lo dico per gli altri ragazzi che stanno, per i ragazzi che stanno seguendo, la muratura è il complesso di giunti che possono essere un materiale o possono essere anche, diciamo, semplicemente una separazione geometrica come nella muratura a secco, e conci. Allora è la muratura che non ha resistenza a trazione, non i materiali che la costituiscono. E quindi tu la resistenza a trazione la puoi cancellare. Per quanto riguarda la resistenza a compressione, se uno va a fare delle prove o dei calcoli e vede quali sono i tassi di lavoro, cioè quali sono gli sforzi nel materiale, in una costruzione in muratura anche alta, no? Prendiamo un edificio di 2-3 piani, e vediamo nei maschi murari, rispetto allo sforzo che comporterebbe lo schiacciamento della muratura, qual è il tasso di lavoro ordinario? Beh, scopriremo che in genere è molto minore di un decimo, quindi siamo molto lontani da quel limite che può provocare lo schiacciamento, ma se noi abbiamo costruzioni in muratura, diciamo, dura, muratura calcarea, eccetera, beh, allora la distanza è ancora molto maggiore. Quindi diciamo che gli sforzi non sono in grado di rompere le pietre. Perché la muratura collassa?
perché proprio per effetto della mancanza di connessione fra i blocchi si disarticola e quindi subisce quei fenomeni che io ho cercato di far vedere in quei video inizialmente di ribaltamento parziale o totale a terra, quindi il collasso. Tant'è vero che addirittura, di questo Monica può dare testimonianza, perché loro sono stati, come dire, osservatori degli effetti del terremoto di Lesbo, no scusate, di Kos, su strutture che furono restaurate durante il fascismo dagli italiani con il cemento armato, il quale ha impedito questo comportamento a blocchi rigidi, con il risultato che le strutture che sono potute collassare separandosi in blocchi, adesso tu le puoi rimontare e ce l'hai belle e pronte. Quelle invece col cemento armato si sono rotte perché è stato violato il funzionamento di queste costruzioni. Allora, quindi ti stavo dicendo che se tu guardi a questo tipo di collasso, che è poi il collasso che a noi interessa studiare, in effetti entro certi limiti, che adesso non è il caso insomma di stare ad approfondire, e comunque per un'analisi di prima approssimazione, questo approccio dell'analisi limite, cioè che l'analisi limite con i modelli NRT, cioè rigid no tension, quelli che ho chiamato rigid no tension, quelli che non dipendono dalla resistenza, è non solo, come dire, efficace, nel senso che tu puoi fare un esperimento e ti ritrovi gli stessi risultati che hai trovato in laboratorio simulando quello che può avvenire in sito, ma ha questa grande e affascinante caratteristica di trovarsi in perfetta coerenza con le regole costruttive del passato. Questa è una cosa bellissima, perché di fatto ti permette di rileggere, con il supporto di una teoria scientifica, invece cose che sono state concepite con una procedura molto diversa. E ti ripeto, tu avrai visto che il livello di trattazione è tale che anche una persona che non ha una base matematica robusta è in grado di poterci mettere le mani, il che non significa, tornando al discorso dell'intersezione e dell'unione con cui ho voluto trattare la multidisciplinarità, non significa che io insegno questa cosa, dopodiché dico, vabbè, tu mo levati di mezzo perché non mi servi più, ma significa comunque innanzitutto comprenderci e magari avere l'autonomia di fare delle valutazioni che non tolgono poi, cioè non è in quello certamente che si può manifestare il nostro sapere disciplinare, come, cioè, insomma, secondo me è un linguaggio che bisogna cominciare a praticare. Ma io su questo, già gli architetti, è difficile con gli architetti, ce ne sono alcuni, vedo, che seguono, già con gli architetti non è facile praticare questo livello, adesso non so se magari, ma io sono fiducioso che si possa fare. Comunque, per chiudere, poi ci sentiamo e magari facciamo un incontro per capire questa cosa di casa. Come... Grazie molte. Niente. Nessun altro ha interventi? Forse c'era una domanda di Alberto? Sì, salve. Ciao Alberto, come va? Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Intanto ringrazio tutti i relatori per questa lezione, come sempre interessantissima. Poi seguiamo da vicino le vostre ricerche. Avevo una domanda per... Alberto, non si sente molto. Sì, non si sente molto. Provo subito a risolvere il problema. Mi sentite meglio adesso? Sì. Insomma, parla con maggiore convinzione. No, un attimo, magari posso provare a risolvere. Vabbè, comunque, sento, un po' fievole, ma si sente. Va bene. Dunque, una domanda alla professoressa Belli era se per caso in questa
analisi dei sistemi di idrici utilizzati e impiegati nell'area di Billis, in generale nel mondo antico, le risulta se esiste una differenza tra le vasche di raccolta dell'acqua a cielo aperto e le vasche di raccolta dell'acqua invece coperte da un sistema voltato, in generale coperte, se possono essere differenti tra ragioni di culto e ragioni di utilizzazione pratica. Questo perché nel caso, in alcuni casi laziali, penso per esempio alla città di Segni, quella grande cisterna circolare alle spalle del Tempio è variamente interpretata dagli studiosi o come bacino di raccolta dell'acqua collegato a un sistema idrico o come bacino a scopo cultuale per il Tempio vicino, forse anche in connessione come recinto di animali sacri alla divinità del Tempio. La doppia, diciamo, interpretazione è dovuta alla considerazione che alcune di queste vasche di raccolta dell'acqua, se lasciate a cielo aperto e non coperte, non assolvono pienamente alle funzioni di mantenere l'acqua potabile. Quindi mi chiedevo se studi di questo tipo erano stati affrontati nell'ambito delle ricerche di Billis, ecco. Dunque, nell'ambito delle ricerche di Billis, ancora no. Tra l'altro, sia io che Paolo, insomma, ci siamo occupati della cisterna, però certamente andrebbe studiato tutto il sistema di approvvigionamento dell'acqua a Billis stessa. Paolo faceva riferimento, per esempio, a alcune canalette, e in effetti proprio tra la gradinata dello stadio e la cisterna c'è tutto un sistema di canalizzazione, in parte anche quello danneggiato sia dal crollo che dalle situazioni successive, che sembrerebbero però dimostrare almeno più fasi. Quindi quello è un aspetto che andrebbe tutto studiato. E speravamo di farlo, ma per il momento insomma c'è una... d'obbligo, diciamo. Come? Per fare una battuta, il condizionale d'obbligo. Certamente, esatto, molto d'obbligo. Quindi certamente, insomma, andrà visto e contestualizzato meglio, decisamente. Per quanto riguarda la domanda che tu facevi invece a livello più generale, allo stato attuale non ti so dire con precisione, Alberto, non so se anche Monica, che forse ha anche un'esperienza maggiore di me sull'aspetto sul legame tra le cisterne e l'aspetto idrico, forse ha delle informazioni in più. Pensare a cisterne, certamente le cisterne a cielo aperto, pensa anche a quella di Orraun, per esempio, che pongono effettivamente un problema di mantenere a livelli igienici dell'acqua e renderla potabile. Quindi effettivamente un aspetto che andrebbe visto è proprio poi come quest'acqua venisse utilizzata, cioè se a livello potabile oppure più in generale per una serie di usi non connessi con il consumo, diciamo, personale, individuale. Ora non so, penso per esempio anche a casi che potevano esserci anche frequentemente di incendi, visto anche la presenza di legno, di legname, oppure anche in casi di assedio. Penso in particolare alle cisterne che sono legate che sono vicino alle porte, magari potrebbero anche essere collegate a situazioni di pericolo nel caso di assedi o di situazioni poliorcetiche. Quindi questo penso sia un primo aspetto che dovrebbe essere considerato. Riguardo all'aspetto cultuale, francamente, però ripeto, è poco tempo che mi occupo di questo tema, quindi mi sembra che cisterne di queste dimensioni, legate ad aspetti cultuali, mi lasciano un pochino perplessa. Perlomeno non conosco situazioni in cui elementi legati al culto possano richiedere di necessità una
insomma, una cisterne di queste dimensioni. Quindi secondo me questo è un aspetto appunto che dovrebbe essere forse indagato magari proprio in quest'ottica di differenziare o di cercare di individuare le diverse funzioni. Prego. Grazie. Beh, un dottorando del dottorato Uniba non ci dà l'onore di fare una domanda. Ovviamente anche non sulle cose che avete visto poi alla fine, ma anche in generale sulla tematica dell'interazione degli aspetti strutturali del patrimonio, che non è solo il patrimonio archeologico, abbiamo detto tante volte, è il patrimonio che risale fino al XX secolo. Ma sono tutti un po'... Devono forse metabolizzare la questione. Beh, se fossero stati in presenza, li sarei riusciti sicuramente a spremere maggiormente. Però, diciamo, sì, credo. Possiamo evidentemente a questo punto... Se, Tommaso, volevi dire qualcosa? Una cosa che mi ha molto colpito all'inizio era il... questo rapporto ovviamente diciamo, tra l'aspetto della legislazione, gli interventi, diciamo, quindi sulla diciamo, la necessità che il restauro sia appunto migliorativo dal punto di vista statico, no? E i pericoli anche che questa impostazione, diciamo, pur legittima, hanno quando chi poi va a operare appunto lo fa, come hai detto benissimo, o con ignoranza oppure con la superbia di non riconoscere quel principio appunto darwiniano, in qualche modo che quello che ci è pervenuto è costruito in modo tale no, da avere già in sé la risposta. E questo mi fa venire in mente un episodio, insomma, quando proprio a Hierapolis si stava elaborando il progetto di ricostruzione del primo ordine della fronte scena del teatro e chiaramente dai calcoli appunto statici è venuto fuori che l'edificio era assolutamente fuori regola da quello che ci si sarebbe aspettato. Insomma, mi ricordo che la decisione appunto poi di D'Andrea fu ovviamente quella di in qualche modo di opporsi a un atteggiamento di mero tentativo diciamo, di violentare il monumento per renderlo no, rispondente alle nostre norme diciamo, della salvaguardia diciamo, dei monumenti dal punto di vista appunto statico. E questo decidendo appunto su interventi invece molto più ridotti e in qualche modo umili, rispettosi. E questo è stata una grande scelta. Si è visto che da altre parti, come per esempio i restauri che sono stati fatti della facciata della biblioteca di Celso, che hanno trasformato il sistema... Anche di un'altra epoca, comunque. Un'altra epoca, diciamo, però l'atteggiamento era quello, in qualche modo, di cambiare completamente il funzionamento statico diciamo, del monumento, no? Trasformandolo in un edificio, appunto, con elementi liberi, in una serie di catene verticali. E oggi si è visto quanto questo atteggiamento appunto poco rispettoso della tradizione costruttiva originaria abbia danneggiato il monumento della Biblioteca di Celso in gravissime insomma, condizioni. Quindi c'è un dibattito e questo veramente è un aspetto molto interessante, immagino anche poi per sì, i ragazzi. Noi italiani siamo la frontiera da questo punto di vista, perché chi più di noi ha patrimonio da tutelare, eccetera. Io ho voluto fare quell'introduzione normativa perché questi documenti che io ho presentato sono, diciamo, misconosciuti ai più. Cioè, io adesso, se parlo con un collega, oppure anche con un architetto che si occupa di restauro, io molto spesso riscontro che non conosce, per esempio, il DPCM, quello per i beni culturali.
Ho voluto riportare anche delle frasi significative che erano scritte, dove per esempio ti dice proprio quello che dicevi, cioè noi non possiamo far derivare il progetto come una conseguenza immediata del calcolo. E questo di PCM a me, cioè, insomma, non piace, perché chiaramente sono una persona di scienza e non dovrei parlare delle leggi, ma per me è una provocazione parlare delle leggi, cioè per dire sono cose che in certi ambiti sono talmente codificate che sono diventate delle norme e ancora si fa fatica a farlo. Il problema qual è? Che innanzitutto l'azione sismica è aleatoria, quindi noi non sappiamo nei prossimi anni o secoli che tipo di azione sismica potrà impattare un certo sito. Allora fare dei calcoli deterministici e constatare che l'edificio non ha, come devo dire, superato i calcoli e dire che bisogna fare tutta una serie di cose, non è un processo che deve essere fatto senza riflessione. Giusto per dire, solo da pochi anni, diciamo da una ventina, neanche una ventina, una dozzina d'anni, nelle norme che usiamo noi, che progettiamo le strutture, è stato introdotto un concetto che è quello di costruzione esistente, cioè si è finalmente detto che una cosa è ragionare sugli edifici di nuovo progetto, una cosa è quella di ragionare sulle costruzioni esistenti. Questo sembra una banalità, ma non è così, perché soprattutto in assenza di guida normativa, la regola è che prima si calcolavano gli edifici esistenti come se fossero edifici nuovi. E su queste tematiche certamente i seminari a venire insisteranno molto. Per esempio, proprio il professor Angelillo, Maurizio Angelillo, di cui ho parlato, ha fatto una lettera a tutto il settore della scienza delle costruzioni per dire che noi abbiamo per troppo tempo, insomma, lasciato all'altro settore, quello della tecnica, che invece è meno sensibile, meno affine, ovviamente in media, perché poi ci sono. Per esempio a Hierapolis ha lavorato il gruppo dove c'era anche la Valluzzi, non so se tu hai avuto modo di conoscerla, e che è un gruppo di tecnica delle costruzioni che sicuramente ha un altro tipo di sensibilità nei confronti di queste cose. Quindi diciamo che ovviamente non si può fare di tutto un erbo un fascio, ma il problema è che questo professor Angelillo ha scritto una lettera ai colleghi di settore per dire che queste cose vanno riprese in mano e vanno ribadite con forza, perché noi stiamo andando in una direzione dove vengono sparate armi molto potenti. Noi adesso siamo in grado, in brevissimo tempo, di fare interventi a tappeto su intere città, cosa che prima non era, no? Un secolo fa eravamo molto più lenti. Allora procedere a questa velocità senza criterio è una cosa disastrosa, e questo rischio c'è. Cioè, oramai noi abbiamo, per esempio in Turchia c'è un famoso esempio, adesso non ricordo la città, penso che sia Aiznik, cioè Nicea, no? Oppure Iznit. Io purtroppo, diciamo, distingo le città, ma quando sento i nomi non riesco a poi ricordare. Quindi o Iznit o Iznik, che sta da un'altra parte, no? Sta vicino a Idirne. Allora, che succede? Che c'erano due edifici uguali in muratura, uno da un lato di una strada e uno dall'altro, e dovevano fare dei lavori di consolidamento. Su uno li avevano ultimati, sull'altro dovevano ancora cominciare. È venuto il terremoto. Quale è cascato, secondo te? Quello consolidato. L'altro si è danneggiato, ma non è crollato. Allora, il fatto che noi oggi abbiamo questi problemi, è chiaro che siamo costretti a intervenire. Il problema reale è che tu, nel momento in cui vieni in possesso di un bene, perché ti compri casa, oppure devi effettuare degli interventi su un monumento, sei costretto a intervenire, quindi per forza devi fare il meglio che conosci oggi. Ma quello stesso DPCM che io ti citavo fa tutto un ragionamento sul tempo di ritorno, sulla modulazione del tempo di ritorno, per dire io faccio il minimo intervento possibile per accertare che in un tempo più ridotto rispetto a una costruzione ordinaria il livello di sicurezza sia adeguato, sia, diciamo, accettabile secondo certi criteri, ma non voglio entrare nel come si chiama, perché in questi anni, 20-30 anni sono in realtà,
in cui ho fatto, innanzitutto non ho rinunciato a operare, perché io potrei rinunciare, non conosco la vulnerabilità, non ho fatto niente. Faccio un intervento con un tempo ridotto, ma fatto bene, e in questi 30 anni, lo dice la norma, saranno avanzate le conoscenze, saranno avanzati i materiali, saranno avanzate le tecniche, magari qualcun altro potrà dare un'altra estensione nella vita della costruzione più a ragion veduta. E questo è il tema cruciale di sicurezza e conservazione che penso che si stia oramai radicando nella testa delle persone, però devo dire che ci sono molti che sono sordi a queste cose. E ripeto, il fatto che adesso noi abbiamo, soprattutto a livello privato, tutti questi incentivi, secondo me sta dando luogo a interventi selvaggi, perché chiunque di noi ha a che fare con edifici che non siano recentissimi viene, come dire, contattato da persone che ti propongono di fare cose più turpi gratis, e quindi chi non cede? E questa è una cosa su cui bisognerebbe fare una presa di posizione. Il problema è che anche nelle soprintendenze in realtà non c'è sempre la stessa sensibilità. Non per niente ne stiamo qua a parlare. Altri interventi? Allora, se non ci sono, direi che per non superare il record, ho visto che ci sono alcuni video che raggiungono durate, però non vorrei superare il record, per cui vi saluto, vi ringrazio ovviamente molto per l'attenzione, sono a disposizione per qualunque tipo di chiarimento o richiesta. E Tommaso, qui noi ci sentiamo telefonicamente e ci mettiamo d'accordo. Grazie molto. Buona serata a tutti. Grazie.